Alle otto della sera Il racconto delle cose e dei fatti up, up, up. Going Sant'Agostino di Maurizio Schefflin Sant'Agostino, filosofo dell'amore, teologo dell'amore, Sant'Agostino e dell l'amore, beh potremmo iniziare in molti modi a parlare di questo che è stato sicuramente uno dei più grandi eh, geni dell'umanità, una figura che ha influenzato la storia del mondo e la storia della cultura occidentale in maniera, e della cultura mondiale in maniera formidabile, non solo la cultura cristiana, ecco chi pensasse che Agostino perché è un santo, perché ovviamente è legato a doppio filo alla vicenda del cristianesimo e della Chiesa, fosse però una proprietà esclusiva ecco, dei, dei cristiani, veramente commetterebbe un errore. Agostino è un genio universale e lo, lo attesta il fatto che su di lui si pubblicano decine e centinaia di volumi ogni anno in tutte le parti del mondo da parte dei più diversi scrittori. Agostino nasce nel novembre del 354 a tagaste nella quella che allora era la numidia oggi diremo in algeria aveva un, un padre di nome Patrizio un uomo con qualche difetto di carattere però in fondo molto affettuoso non particolarmente Ricco e aveva una madre di grande spessore. Ecco, eh, non capiremmo niente. E, e qui gli psicanalisti, gli psicologi sono andati a nozze nel fare questi studi. Ecco, noi non capiremmo niente di questa grande figura del pensiero e della filosofia. Senza fare riferimento a questa mamma, che si chiamava Monica e che la Chiesa venera, venera come santa. E lui proprio, anche quando ne parla subito nelle confessioni, per esempio, dice, e la madre, stretta al nostro fianco, sentite come la descrive, eh? Muliebre nell'aspetto, muliebre, cioè da femminile nell'aspetto, virile nella fede, cioè una donna però dalla fede forte. Agostino dirà sempre che se lui si è salvato come cristiano lo deve alle preghiere della mamma. Virile nella fede, vegliarda nella pacatezza cioè una donna saggia, pacata, mite, materna nell'amore, una vera madre, cristiana nella pietà ecco come questo figlio che diventerà celeberrimo definisce e, e descrive, descrive la mamma, una mamma che lascerà una traccia importante. Anche Agostino, per esempio, ricorda che la madre riuscì a convertire il padre. Patrizio, il suo babbo, non era un cristiano fervente, sicuramente, probabilmente non era nemmeno completato, cioè non era sicuramente un cristiano dei, ma, praticante. E la mamma eh, si impegnò molto proprio per, per riportare anche il marito sulla strada della fede. Sentite cosa ne dice Agostino, sempre nelle confessioni, le confessioni sono un po il suo grande testamento, la sua grande testimonianza di sé, della sua vita, uno dei libri immortali di tutti i tempi. Dice Agostino, pensando alla mamma, finalmente sta parlando con Dio ti guadagnò anche il marito negli ultimi giorni ormai della sua vita temporale. Cioè stava per morire il marito, e il papà di Agostino, e la mamma riesce a convertirlo, e dopo la conversione non ebbe a lamentare da parte sua gli oltraggi che prima della conversione ebbe a tollerare, era poi la serva dei tuoi servi. Chiunque di loro la conosceva trovava in lei motivo per lodarti, onorarti e amarti grandemente. Chiunque vedeva questa donna ne traeva un esempio davvero edificante nei confronti della fede. Era stata sposa di un solo uomo, aveva ripagato il suo debito ai genitori, aveva governato santamente la sua casa, aveva la testimonianza delle buone opere, aveva allevato i suoi figli, partorendoli tante volte. Bella questa idea di un parto che... Eh, si riproduce perché la mamma non solo li aveva partoriti fisicamente, ma poi li aveva partoriti crescendoli, ma poi li aveva partoriti di nuovo dando loro la fede, e questa era stata la cosa più importante. Quante volte li vedeva allontanarsi da te? Tutte le volte che si erano allontanati li aveva riavvicinati, e Agostino dice che questa era come una nuova nascita, perciò un nuovo parto. Infine, poiché la tua munificenza, o oh Signore, permette ai tuoi servi di parlare di tutti noi che ricevuta la grazia del tuo battesimo, vivevamo già uniti in te prima del suo sonno, ebbe cura come se di tutti fosse stata la madre e ci servì come se di tutti fosse stata la figlia. Allora ci curò tutti come una madre esemplare. E ci servì tutti come fosse stata la figlia di ciascuno di noi. Ecco il, il, il ritratto di Agostini, che Agostino fa della mamma è una delle cose più straordinarie di tutta la sua vita, di tutta la sua vicenda di uomo e di pensatore. E Agostino fino dai primi anni si rivela un ragazzo di, eh, di belle speranze, un'intelligenza notevole, ingegno vivace, memoria pronta. Era il primo della classe, tanto, tanto per essere chiari: brillava su tutti i suoi coetanei. No? Anche nei piccoli pensieri, lui stesso lo dice di sé. Nei piccoli pensieri di piccole cose mi compiacevo della verità, mi compiacevo della verità. Eh, non volevo essere ingannato, avevo la memoria vigile, mi esercitavo nel parlare, insomma ecco, è un ragazzo di particolare vivacità intellettuale, entusiasmo, per esempio lui lo prova per la letteratura latina, è appassionato subito di fronte ai grandi classici della letteratura latina, si appassiona soprattutto la conoscenza di Virgilio, il grande poeta mantovano che eh, ha su Agostino una grande presa. E si commuoveva fino alle lacrime, lo racconta lui, per esempio, eh, sul, sul, sul caso famoso dell'amore disperato e disgraziato di Didone, no? Sapeva recitare lui stesso con grande bravura i brani dell'Eneide, ecco. Su che Agostino si dimostra subito per quello che è, una bella testa, una bella mente, ragazzo aperto alla cultura, intelligente, pronto, vivace. Dal punto di vista della famiglia, come abbiamo detto, e dobbiamo tornarci, ma ci torneremo più volte. Perché ricordo che questa figura materna, questa santa Monica, che la Chiesa appunto venera come tale, questa Monica fu per Agostino una presenza decisiva. Ecco, Agostino in casa riceve dalla mamma un'educazione profondamente cristiana. La mamma era preoccupata soprattutto di questo, no? ecco, non, non, non c'è dubbio. Tanto che quando il bambino da piccolo eh, incorre in una malattia piuttosto grave, la mamma si preoccupa subito che, che venga amministrato il battesimo a questo, a questo giovinetto. Ecco, su questo punto Agostino non ha dubbi. La solidità della propria persona, soprattutto quella da, che riguarda la fede, che riguarda la, la, la morale, l'ha avuta dalla mamma. Anche se la scuola gli ha dato molto, e vedremo anche altre situazioni in cui Agostino ha appreso tanto dal, dai propri insegnanti, dai, da certe letture che ha fatto. Si è molto discusso perché lui ce ne dà l'occasione dei peccati, cioè delle, delle cosacce, come si direbbe, no? che Agostino ha fatto da bambino. Perché insomma, lui racconta, per esempio, nelle confessioni è famoso Il furto delle pere. Lui racconta di essere andato volontariamente a rubare delle pere, ma per quello che oggi diremmo il puro gusto della trasgressione. Cioè, Agostino non andò a rubare le pere perché aveva fame, aveva bisogno, ma perché andare a rubare le pere diventava una bravata, diventava un gesto, diciamo, da, 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 da ragazzino eh, vivace, furbo, scaltro. E allora sulla base di questo e di certe altre sue mezze frasi si è insistito fin troppo forse sull'idea che Agostino sia stato un ragazzino molto, molto scapestrato, cattivo, no in realtà insomma, non, non era poi non, non aveva difetti superiori ai suoi compagni, certo si divertiva a, a, a ingannare il maestro con qualche scusa, con qualche giustificazione, come tutti gli alunni del mondo hanno sempre fatto, e poi cerca, insomma, andava eh, più volentieri agli spettacoli. Oggi si sarebbe detto al cinema, allora cioè, ovviamente non c'era, ma anche lui eh, preferiva magari marinare la scuola per questo. Ecco, no, però non dobbiamo enfatizzare, non dobbiamo ingiantire questi peccati. però. Agostino ne parla, questo ci dà l'idea del fatto che lui poi sentì fortemente il senso del, del peccato, lo vedremo, Agostino è stato per certi aspetti quasi, come dire, schiacciato dal senso del peccato e anche quando rilegge queste piccole cose di, di, di ragazzino, da ragazzo, le rilegge in una maniera più drammatica di quanto esse effettivamente valgano. No, Agostino non ha commesso grandi cose. Mentre da adolescente, beh, ecco, insomma, quando comincia a diventare giovane, Agostino si mette su una strada non perfettamente eh, positiva, moralmente molto, molto riprovevole. E diciamolo subito perché Agostino era un uomo carnale, era un uomo fortemente eh, condizionato agli istinti della fisicità, della carnalità, del piacere. E allora eh, vedremo come questo influenzerà a fondo la sua vita dicevamo, sente molto i, i morsi della carne, si direbbe con una frase un po' retorica, no? il, il pungolo della carne la sente, è dominato da un, da un sentimento inquieto dell'amore, a lui eh, aveva un desiderio enorme di amare e di essere amato, e lui dice di non aver saputo mantenere bene il confine, quando Agostino narra queste cose, intendiamoci subito, è Agostino che si è già convertito, cristiano, e perciò rilegge la sua vita anche con una notevole severità, con una durezza estrema, Agostino non si è fatto sconti, non si è fatto sconti, non si è troppo facilmente perdonato, anzi, ha sentito con forza il senso del peccati, dei peccati commessi. E in effetti da, da giovane Agostino avverte con grande forza questo bisogno eh, di amore, no? per bisogno di amore. E, e noi questo lo troviamo in tante delle sue, delle, delle sue, delle sue cose scritte, eh, perché poi Agostino ha, ha vissuto profondamente questa, questo dualismo. Per un verso la figura della mamma, la famiglia, una sorella, una sorella che si farà monaca addirittura, insomma, cioè che si consacrò a Dio e addirittura arresse fino alla morte il monastero femminile che lui, Agostino, fonderà, Ippona. Sicché c'era questa forte eh, presenza eh, della famiglia, della madre, del, del, del padre, della, della sorella, cioè il senso il valore del, del matrimonio, per esempio, leggeremo qualche cosa. E dall'altra però Agostino aveva anche provato il gusto, della, eh, il piacere della, 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 della vita un po' dissoluta, dell'amore carnale disimpegnato, dell'amore carnale non eh, decisamente legato alla famiglia. E perciò anche quando rilegge queste cose Agostino è piuttosto severo con sé e anche le cose che dice sono molto sono molto belle ma anche molto molto dure. Per esempio cioè sul matrimonio Agostino ha scritto delle cose altissime, bellissime, le ha scritte per diciamo forse per due motivi no? uno perché ha profondamente amato e rispettato questo grande valore cristiano del matrimonio. Ne ricordo di una madre, di un padre, di una madre che addirittura era riuscita anche a convertire questo babbo, come abbiamo detto, ma lo fa anche questo inno al matrimonio perché lui stesso aveva vissuto l'amore fuori dal matrimonio e dopo essersi convertito lo avverte come una delle sue gravi defianze, come uno dei suoi peccati, dei suoi difetti, delle sue, delle sue vicende più oscure. E dice a un certo punto in un'opera che si intitola appunto La dignità del matrimonio. Ciascun uomo è parte del genere umano, la sua natura è qualcosa di sociale e anche la forza dell'amicizia è un grande bene. Per questa ragione Dio vuole dare origine a tutti gli uomini da un unico individuo. Pertanto il primo naturale legame della società umana è quello fra uomo e donna. Ecco, la lettura biblica del rapporto uomo-donna. E Dio e Dio non produsse, dice Agostino, neppure ciascuno dei due separatamente, congiungendoli poi come stranieri. Ma creò l'una dall'altro. E il fianco dell'uomo, da cui la donna fu estratta, ricordiamo la famosa narrazione della creazione della donna, no? che Dio fa scendere il sonno su Adamo, poi toglie la costola ad Adamo e intorno eh, nasce la donna. Ecco, eh, dice: E il fianco dell'uomo da cui la donna fu estratta e formata. Sta a indicare la forza della loro congiunzione. Agostino sente fortemente il valore della congiunzione uomo-donna all'interno però del matrimonio, come era nella sua fede cristiana. Fianco a fianco, infatti, si uniscono coloro che camminano insieme e che insieme guardano alla stessa meta. Conviene appunto soffermarsi ancora brevemente su questa teologia, su questa concezione che Agostino ebbe della vita matrimoniale, del rapporto uomo-donna, perché. Diciamo anche una cosa importante, molta della morale sessuale, eh, almeno una, una parte importante della morale sessuale eh, cristiana, eh, è stata anche eh, creata attraverso eh, da Agostino stesso nei suoi scritti. Insomma, per cui Agostino è stato sempre un grosso punto di riferimento per eh, intendere i valori della, della, del rapporto uomo-donna, del matrimonio, della fedeltà matrimoniale, eh, del valore dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale. E infatti noi leggiamo in, in alcune sue opere tante di queste riflessioni. Per esempio, in un'opera sempre dedicata al matrimonio, Agostino dice il vincolo nuziale non si raccomanda solo per la fecondità di cui la prole è il frutto. No? Certo, ci si sposa, dice Agostino, per avere figli. Ma non è solo per questo. Non è solo per la continenza di cui è frutto la fodeltà reciproca. Certo, non è soltanto per evitare di far peccato con altre persone che ci si sposa tra un uomo e una donna, ma soprattutto per la sacramentalità delle nozze stesse. Onde l'Apostolo può dire, qui lui cita San Paolo, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Ecco, Agostino riconosce al matrimonio un grande, una grande dignità, un grande valore. Come aveva detto San Paolo, l'amore del marito per la moglie è come l'amore di Cristo per la Chiesa. Questa è la realtà del sacramento, esclama Sant'Agostino. Che l'uomo e la donna, uniti nel matrimonio, convivano inseparabilmente e perseverino con quel vincolo che unisce Cristo e la Chiesa, cosicché piacesse a due sposati, per mutuo accordo, di vivere tra loro in continenza il loro vincolo. Non che rompersi sarà più saldo perché alimentato non da carnali amplessi, ma dalla volontaria amicizia dei loro animi. Ecco qui emerge una delle concezioni tipiche di Agostino cioè l'amore è qualcosa che supera la dimensione carnale, non la esclude. Non pretende che, certamente di escluderla, però la può superare, perché l'amore è un vincolo profondo, che si fonda sulla eh, fede cristiana. Ricordiamoci che qui stiamo sempre parlando di un uomo che ha vissuto, e lo vedremo a un certo momento, la conversione proprio come un taglionetto nella vita. Il prima e il dopo la conversione per Agostino sono proprio decisissimi, nettissimi, c'è un agostino prima e un agostino dopo, questo lui se ne accorge proprio all'indomani della sua conversione. Ecco. E eh, tra le cose appunto che all'indomani della sua conversione egli rilegge, rilegge il tema dell'amore, eh, dell'amore uomo-donna e che cosa dice? Dice che l'amore uomo-donna è una cosa fantastica, straordinaria, voluta da Dio, l'uomo e la donna sono stati creati apposta per stare insieme, nella fedeltà, eccetera, un tale amore che addirittura non esclude, certo non esclude anzi, lo, lo, lo santifica eh, l'amore carnale però lo supera anche è qualcosa di più grande, di più vasto di più grande e di più vasto e ancora, commentando il Vangelo di San Giovanni Agostino dice chi è ben istruito nella fede cristiana sa che Dio stesso è l'autore del matrimonio qui non si scherza neppure no? diciamo, si va proprio duramente è Dio che ha, che ha fatto il matrimonio il matrimonio è da Dio in caso di infedeltà ecco cioè, anche l'infidelità rompe una qualcosa che è voluta proprio da Dio. Voluta proprio da Dio, questo è il punto. No? Eh, L'autore del matrimonio è Dio stesso, è colui che ha santificato questa unità profonda. Ecco, come si è potuto vedere, la riflessione che Agostino sviluppa sul rapporto uomo-donna partire anche dalla sua esperienza di figlio, di fratello e poi anche di amante eh, peccaminoso... Ecco, è una grande riflessione sull'amore. Noi continueremo eh, sempre eh, alle 8 della sera, domani, a parlare di questo Agostino, eh, filosofo, teologo dell'amore, eh, guardando ad altri elementi di questa, di questa sua vita così ricca, così densa, che lo ha reso uno dei più straordinari protagonisti di tutta la civiltà occidentale. Nel 371, anno 371. Agostino ha 17 anni e ha dimostrato, come avevamo detto, di essere un, uno studente di alto livello, di buone, ottime capacità, intelligente, ricco di memoria, eccetera. Però il denaro non era sufficiente per farlo studiare in eh, istituti presso maestri più prestigiosi, finché un, eh, un co-cittadino di Tagaste, tale romaniano, ben fornito di disponibilità economiche, Decide di aiutare Agostino in questo salto di qualità e Agostino allora da Tagaste va a Cartagine, diciamo Cartagine, la metropoli, la città più importante lì vicino, per continuare gli studi in un ambiente più stimolante. E a Cartagine ecco che cosa accade: accade la cosa che in qualche modo lo, 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 lo condizionerà per tutta la vita, da un certo punto di vista, si invaghisce di una donna e ha con lei una relazione carnale, una relazione piuttosto lunga, prolungata, da cui nasce anche un figlio, Adeodato, sul quale merita, eh, merita spendere qualche parola. Questo ragazzino morirà giovane, intorno ai 16 anni, lasciando Agostino nella prostrazione e nel dolore, come ogni padre, ma anche a motivo del fatto che questo Adeodato, secondo Agostino, era un ragazzo dalle doti intellettuali eccezionali. Ora, se un padre come Agostino di Livello dice che addirittura Agostino a un certo punto dirà di questo figlio che egli stesso, il padre lui Agostino, a parlare con questo ragazzo si sentiva in difficoltà, tanta era la, la genialità, l'intelligenza, la cultura di questo, di questo ragazzo. E a Deodato, appunto dato da Dio, Adeodato purtroppo morirà, ma Adeodato era il frutto anche di quell'amore che Agostino non si perdonerà forse mai per tutta la vita. E poi Cartagine, oltre appunto a questo amore per lui disordinato, significa anche cominciare a frequentare spettacoli frivoli, eh? mi piacevano gli spettacoli del teatro pieni di immagini delle mie miserie, si capisce che erano argomenti pruriginosi magari, non moralmente, certamente non moralmente irreprensibili, e poi ancora, no, ecco, eh, gli piaceva apparire elegante e fine, dice, mi piaceva farmi vedere così, no, e... Anche se, anche, anche se già in queste condizioni dimostra di essere un po' al di sopra degli altri, per esempio, lascia perdere le pratiche degli aruspici, degli indovini, non si mette mai in quelle bande di, di, di ragazzacci sciagurati che anche allora c'erano, no? quelli che venivano chiamati gli Eversores, si direbbero un po' oggi i casseur, quelli che, che, che sfasciano, che rompono, ecco, lui mai, mai si mise in questo, e anche l'amore. Extraconiugale che lui ha per questa donna è un amore lungo, serio, per molti anni. Agostino avrà un, rap avrà un rapporto con questa donna. E chi lo, conobbe, chi lo conobbe, allora conserverà di lui un, un ricordo molto positivo? Però di un ragazzo che sapeva studiare, di una persona quieta, di una persona onesta. Cioè, questo non è mai il, 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 il bullo di, pro, di, 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 di provincia. No? Il ragazzaccio. Proprio eh, il delinquentello di, di Bassa Lega. Rimane sempre un ragazzo. De... Però lui non si perdona. Ecco, questa frivolezza, questa quest amante, poi. Eh, spre... e infatti. Per lui la cosa terribile è questa, no? è la soddisfazione dei sensi non disgiunta da una buona reputazione. Cioè, addirittura lui si incolpa di essere stato ipocrita. Cioè, io facevo cose peccaminose, ma le facevo bene perché mi piaceva che la gente comunque mi tenesse in buona considerazione, no? Ecco, questo non, eh, non c'è dubbio, insomma, su questo. Con lei, dice Agostino. Io dovevo sperimentare a mie spese la differenza che passa tra il consenso coniugale concluso allo scopo di procreare figlioli e l'accordo di un amore passionale la cui prole nasce anche non voluta, quantunque poi nata, costringa ad amarla, cioè io sono stato non eravamo marito e moglie eh, il figlio è nato, io l'ho dovuto amare, l'ho amato come figlio, però ho sperimentato questa cosa che non mi è piaciuta. Ecco, non, poi l'ho sentita come una cosa, una cosa che mi ha fatto soffrire. E ancora ricordando un po' quegli anni, Agostino, Agostino di sé dice, ancora rinviavo il momento di dedicarmi nel disprezzo della felicità terrena all'indagine di quell'altra, la cui... Non dirò scoperta, ma più semplice ricerca si doveva anteporre persino la scoperta di tesori, eccetera, eccetera. eccetera. Insomma, non mi stavo dedicando alla ricerca della verità. Preferivo insomma, passare una vita non proprio da, ripeto, eh, ai limiti del codice penale, diremmo oggi, però una vita frivola, una vita dissoluta, una vita di. di... Ecco, per esempio, eh, è famosa questa frase: era il tempo in cui Agostino diceva a Dio, dammi a un Dio che intravedeva, eh, nel quale non aveva una grande fede, ma insomma, che intravedeva, dice dammi, ti dissi, la castità e la continenza, ma non ora eh. dice sì sì, fammi puro, fammi casto, ma aspettiamo che intanto un po' me la godo. Allora abbiamo questo Agostino a Cartagine Agostino che sta diciamo eh, su un crinale un po' delicato, non è un ragazzaccio volgare e violento, però nello stesso tempo non è nemmeno irreprensibile, lui avverte questa cosa per, aver, eh, per il fatto di avere questa compagna con la quale poi mh, metterà al mondo un figlio adeodato che amerà moltissimo e di cui sarà anche profondamente impressionato. E un Agostino che vorrebbe diventare casto ma che poi ripensandoci neppure lo vuole fino in fondo, dammi la castità ma non subito chiede al Signore, quasi, eh, viene quasi da ridere no? al pensiero di una, di una preghiera si sì fatta. E, e sentite appunto che cosa dice Agostino. Eh, riguarda il rapporto che lui aveva con i suoi compagni di scuola, dice anche gli studi nobili, come erano chiamati, avevano il loro sbocco nel foro litigioso, cioè miravano a rendermi eccellente, ove tanto più si è lodati, quanto più si è affrodatori. Cioè addirittura, insomma, dice Agostino, cioè, ma qui mi insegnavano a inventarmi le cose, cioè a trovare le, le, le scappatoie, le vie d'uscita, no? La cecità degli uomini è così grande, scrive Agostino nelle Confessioni, sempre a questo punto, raccontando di questo periodo della sua vita, che persino della propria cecità si gloriano. Ormai ero il primo alla scuola di retorica. Ah, finalmente, Agostino. Agostino era uno anche che ci teneva, eh? Ci teneva a far bella figura, non era di quelli che, che si tirava indietro. Ero il primo alla scuola di retorica, cioè dell'arte di saper parlare bene. E ne provavo una gioia altera. Mi gonfiavo di vento sebbene fossi molto più quieto, eh? signore tu lo sai, e rimanessi affatto estraneo a disordini provocati dai perturbatori dell'ordine, epiteto, sinistro e diabolico che pure equivale a un'insegna di buona educazione, fra i quali di Devo. Cioè Agostino dice c'era un gruppo di ragazzi terribili, di giovani davvero, eh? forse oltre il codice penale, diciamo, diremmo oggi, no? che intaccava anche proprio, che commetteva anche gesti eh, davvero innominabili. Ma lui non cade in questo, però non è contento di sé perché era, stava diventando tronfio, superbo e non era contento di sé. Nella mia impudenza servavo dunque un certo pudore perché non ero come loro: non si, non si mette alla stregua dei peggiori. Mi trovavo con loro, mi piaceva talvolta la loro compagnia. Eh? Questo Agostino all'inizio l'ha sempre vissuto in qualche modo, no? Questa, questo, questo sentirsi chiamare da due parti, no? la parte della carne, del divertimento, della trasgressione e dall'altra invece la parte del dovere, magari ricordando anche quello che aveva insegnato la mamma, che gli aveva, detto, gli aveva dato il buon esempio, aveva detto non fare questo, stai attento, eccetera. Allora mi trovavo con loro, mi piaceva talvolta la loro compagnia, ma le loro imprese mi ripugnavano sempre. I disordini in cui perseguitavano spavaldamente la timidezza dei novellini, guardate, e li atterrivano con le loro burle. C'è una testimonianza del bullismo 16-17 eh, de, de, secoli fa, eh? anche allora eh, cosa facevano? Perseguitavano i novellini e li atterrivano con le loro burle. Non ad altro intese che a pascere la loro maligna festevolezza. Si divertivano eh? a far del male, a, a mettere in difficoltà, a terrorizzare i ragazzini più giovani. Nessun'altra è più somigliante alla condotta dei demoni. Perciò non potevano ricevere appellativo più giustificato che quello di perturbatori dell'ordine. Perturbati, dice Agostino, come erano essi per primi? E disturbati da spiriti beffardi, che occultamente li deridevano e seducevano. Proprio nell'atto di godere delle derisioni e delle beffe altrui, dice Agostino, questi erano come mh, condizionati dagli spiriti negativi che li facevano divertire del dolore degli altri, della sofferenza degli altri, no? È, è tra l'altro una, una riflessione molto, molto profonda eh, riguardo, riguardo anche ai rapporti amicali. Poi vedremo come Agostino trasformerà anche questo discorso. Agostino è stato affamato di rapporti umani, affamato di amore. E infatti lui lo dice che in fondo quegli errori che ha commesso li ha commessi per fame d'amore, perché gli piaceva amare e essere amato come gli piaceva avere gli amici. La vita di Agostino, lo vedremo, è stata sempre contornata dalla presenza di amici, a volte buoni, a volte molto buoni, qualche volta amici, diciamo compagni, come nel caso dei compagni di scuola di Cartagine, non dei migliori, ma perché Agostino amava stare in mezzo agli altri, voleva gli amici come voleva l'amore. Ecco. Lo troviamo sempre, in questo io direi che Agostino è profondamente vicino a noi, cioè perché sente, come spesso tutti noi sentiamo, le due esigenze no? del, dell'ordine e del disordine in qualche modo, del, della moralità ma anche della trasgressione. E come in tutte le sue esperienze, Agostino in qualche modo tocca il fondo, non era, non era un tiepido Agostino, Agostino era uno cal caldissimo. In tutti i sensi, interiormente, fisicamente, dal punto di vista psicologico, e lui lo dice. Infatti dice sempre, parlando di questa vicenda dell'amore per quella donna, di lui, studente a Cartagine, dice, quindi mi gettai nelle reti dell'amore, desideroso di esservi preso, Dio mio, misericordia mia, nella tua infinita bontà di quanto fiele. Non ne aspergesti la dolcezza. Eh? Questa dolcezza nei ricordi d'Agostino di diventa però piena di fiele, piena di amaro, piena di amarezza. Fui amato, fui amato. Raggiunse di soppiatto il nodo del piacere e mi avvinsi giocondamente con i suoi dolorosi legami, ma per subire i colpi dei flagelli arroventati della gelosia, dei sospetti, dei timori, dei furori, dei litigi. Guardate con quanta modernità Agostino sembra quasi la trama di una fiction, no? si direbbe, con quanta modernità e con quale spirito Agostino racconta le sue vicende. Certo, mi sono voluto sprofondare nell'amore e ho provato anche il piacere, il piacere profondo, il piacere carnale, quello che toglie il respiro. Però accanto a quello che cosa, sono, che cosa ho trovato? E dietro a quello che cosa sono venuti? Sono venuti eh, i colpi dei flagelli arroventati, così lui li chiama, della gelosia, dei sospetti, dei timori, dei furori, dei litigi. Ecco, è forse da questa esperienza della duplicità della, della vita, no? Cioè la cosa bella e dolce nasconde l'amaro sotto, la cosa piacevole eh, però nello stesso tempo ti porta anche alla sofferenza. È forse proprio sulla base di questa, di questa esperienza umana che Agostino comincia a fare le sue prime riflessioni sul problema del male. È stato uno degli argomenti decisivi della vita, dell'opera, degli scritti di Agostino ed è stato uno dei più grandi contributi che Agostino ha dato alla storia della filosofia, quello riguardante la questione del male. Perché è un grande mistero, è uno dei misteri più inquietanti tutt'oggi. Eh, nei gra molti grandi convegni, incontri, grandi scritti, volumi, sono dedicati al tema del male. Perché il male? Perché il dolore? Perché la sofferenza? Agostino se ne esce con un celebre grido, no? si deus este unde malum, se c'è Dio perché c'è il male, eh, ci ritorneremo sopra, ma fin da allora Agostino comincia a riflettere sul tema del male e cerca di capire che cosa possa essere questo male. no? Allora, dice Agostino, allora dov'è il male? Perché per esempio io provo il piacere e però sento accanto eh, sorgere il sentimento opposto del dolore, il rimorso, perché la dolcezza di un rapporto fisico carnale con una donna che si ama, poi, dice Agostino, viene cosparsa dal fiele del pentimento, del rimorso. Allora dov'è il male? scrive nelle confessioni. Donde, per quale via si è insinuato qui? Qual è la sua radice? Qual è la sua propaggine? O non esiste affatto? Perché allora temiamo ed evitiamo ciò che non esiste? E se lo temiamo in vano, il timore stesso, anche se vano, è almeno un male che morde e tormenta senza motivo il nostro cuore. Cioè, c'è poco da fare. Il senso del male, del dolore, è, è, è pane quotidiano per l'uomo. Non c'è giornata della vita umana, dice Agostino, che non sia contrassegnata dalla sofferenza, dal dolore, dall'amarezza. E allora? Non fosse altro che le paure che abbiamo del male, esse stesse sono male, e dunque il male in qualche modo esiste. E sarebbe un male tanto più grave se non esistesse la causa, eppure lo temessimo. Perciò. O esiste il male che temiamo, o è un male il temerlo. E allora donde, donde ha origine? Ecco, eh, donde ha origine questo interrogativo sul male ha martellato la mente e il cuore di Agostino per tutta la sua esistenza, gli ha fatto scrivere cose bellissime, cose profondissime, sulle quali ci soffermeremo poco più avanti. Agostino appunto continua a interrogarsi sul male e sempre nelle confessioni dice allora. E allora, dove ha origine questo male? Dio ha creato tutte le cose, buono le ha create buone, il sommo bene ha fatto i beni minori, creatore e creature, tutto è buono, donde è il male? Dove è il male? Perché nella vita dell'uomo, nella vita dell'umanità intera, e nella vita di ogni singolo uomo, si deve sperimentare questa presenza dirompente, questa presenza eh, drammatica del dolore, del male, che è male fisico, che è male morale, che è il pentimento, che è l'assaporare i piaceri della vita e uscirne sofferenti, perché questi piaceri non sono, non sono sufficienti. Eh? Donde il male? E Agostino, tra l'altro, se lo chiede, e lo vedremo anche perché lui effettivamente aveva, tra l'altro, era appartenuto a una alla setta dei Manichei dove sperava di aver trovato una soluzione ma in realtà non l'aveva trovata. Ma io vorrei in questo momento sottolineare appunto la dimensione esistenziale, cioè il fatto che Agostino ha parlato del male partendo da queste sue esperienze. Esperienze di ragazzino che ruba le pere, esperienze di ragazzo che va a studiare a Cartagine e si trova in mezzo a bande di delinquentelli e di, e di, e di, di ragazzi che intimidiscono e timoriscono con la cattiveria altri ragazzi più piccoli, il male che lui dopo pensa di aver commesso gravemente vivendo con questa amante e con, eh, da cui ebbe un figlio, ecco, cioè il problema del male per Agostino come tutti i problemi, e come tutte le realtà, vedi anche quella dell'amore, non sono mai stati soltanto problemi teorici. Non per nulla il libro più grande di Agostino, per capire Agostino come tutti riconoscono. Sono le confessioni perché, per Agostino, vita e filosofia si intrecciano le grandi domande sulle grandi questioni: chi è l'uomo? dove stiamo andando, dove va la storia, che cos'è il male. Non sono mai domande che Agostino si pone, a, eh, diciamo così, accademicamente nel chiuso di una stanza, mettendosi lì a pensare come, perché non sa cosa fare. Agostino si pone queste domande perché le vive, come ha vissuto fin da ragazzo fortemente dentro di sé questa ambivalenza del bene e del male, del, del desiderio e della paura, della sofferenza e del piacere. E allora, tra le Prime risposte che si affacciano alla mente di Agostino vi è quella che il male non sia altro che privazione del bene. Poi vedremo che importanza filosofica avrà questa sua riflessione. Per questo, dice Agostino, è come un parassita di una cosa buona. Non può invece attaccarsi in una cosa solamente buona, perché questa di natura è incorruttibile e immutabile di per sé, dunque il sommo bene è Dio. Ecco cosa vuol dire Agostino: il male non è. Non è di Dio, non è in Dio, non è da Dio, no? perché il male è come un parassita che si può attaccare soltanto a cose che, 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 che sono corruttibili, ma non a cose incorruttibili. E Dio è completamente incorruttibile, completamente sano, non tollererebbe e non può tollerare che vi sia qualcosa che come per, come dire, succhia da lui, lo, lo depaupera, lo impoverisce e crea il male. Però ecco appunto, noi in qualche modo ci lasciamo proprio con questa, con questa convinzione. Anche il tema del male, anche il tema dell'amore, tutti i grandi argomenti che hanno affascinato la mente di questo genio assoluto che è stato Agostino Dippona, hanno la loro origine e la loro radice nella vita, nella vita concreta di quest'uomo. Come ha avuto origine nella vita concreta la questione dell'amore, così la questione del male. Intorno ai 19 anni Agostino fa una lettura decisiva. Agostino ha incontrato persone decisive, ma ha incontrato anche letture decisive. In questo caso si tratta di un'opera di Cicerone, a noi non pervenuta, intitolata Ortensio, che era sostanzialmente un dialogo, appunto, un libro eh, che conteneva un'esortazione alla filosofia, cioè. In questo libro Cicerone non prende tanto le parti del, di una filosofia, ma invita a filosofare. E questa è, diciamo, la grande lezione dei filosofi, no? Era um, quello di insegnare piuttosto a filosofare, non tanto insegnare quella filosofia, sì, a volte anche una filosofia specifica, ma il gusto della ricerca. E Agostino dall'Ortenzio, questo gusto per la ricerca, lo prende tutto. Eh? E così egli comincia a desiderare con grande ardore la sapienza. Certo, poi, poi dirà: Io capì, ora capisco quale sapienza cercavo. Cercavo la sapienza eterna, la sapienza immortale, quella, dei, quella di Dio. Però intanto, eh, Agostino, nell'ortensio di Cicerone, scopre che il problema della filosofia è il problema stesso della vita. L'unico che impegni tutto l'uomo. Eh, sei tu, dice Agostino a un certo punto, rivolto a Dio sempre nelle confessioni, che stimoli l'uomo a dilettarsi delle tue lodi perché ci hai fatto per te e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te. È la celebre frase di Agostino. Tu ci hai fatti per te, o oh Signore, e noi siamo inquieti, il nostro cuore è inquieto finché non riposerà in te. Ed è qui il motivo, la molla della ricerca, l'inquietudine che ha nel cuore dell'uomo. E Agostino lo scopre a 19 anni, leggendo l'Ortenzo. Sì, dice Agostino, avevo voglia di capire. Questa lettura mi aveva scosso, mi aveva mosso, mi aveva stimolato. Ecco, quel libro, quel libro, scrive sempre Agostino, e si riferisce all'Ortensio. Devo ammetterlo. Mutò, mutò, cambiò il mio modo di sentire. Mutò le preghiere stesse che rivolgevo a te, Signore. Suscitò in me nuove aspirazioni e nuovi desideri. Svilì d'un tratto, ai miei occhi, ogni vana speranza. E mi fece bramare la sapienza immortale con incredibile ardore di cuore. È un libro importante. Come ardevo, Dio mio, come ardevo di rivolare dalle cose terrene verso di te, pur ignorando cosa tu volessi fare di me. Cioè, lui si rende conto che quel movimento era stato messo in moto da Dio, quel percorso. Ma ancora lui a Dio non c'era arrivato. Ma rileggendolo dopo dice, eri tu che mi stavi spingendo, che mi stavi chiamando. E anche attraverso la lettura dell'Ortensio, questo grande libro, di, importante libro, a noi non pervenuto di Cicerone, era Dio, dice Agostino, eri tu o oh Dio che mi chiamavi alla ricerca? La sapienza sta presso di te, del suo fuoco mi accendevo in quella lettura. A quel tempo, tu lo sai, lume della mia mente, io ignoravo ancora le parole dell'apostolo, cioè lui rivolgendosi a Dio dice: Signore, tu sai che però in quel momento io non ero ancora preparato a entrare nel grande mondo della fede. Io ero eh, semplicemente assetato di sapienza, di sapere, questo fin da ragazzo l'avevamo visto, era stato ed era un, uno studente, un giovane pieno di voglia di fare, di capire, insomma, no? Ecco, questo è solo che non, ancora non è giunto alla soglia della fede. È però sulla porta, diciamo così, o comunque ha iniziato il, il percorso, il cammino che ce lo porterà. E questo cammino inizia con la lettura di un libro. Bastò un libro di Cicerone a persuadermi facilmente che le ricchezze non sono in alcun modo da desiderarsi. Qui Agostino riprende un motivo classico della filosofia antica che la sapienza è la più grande ricchezza che l'uomo possa avere, non paragonabile con le ricchezze terrene e eh, materiali del, del denaro, del potere, eccetera. E la lettura dell'ortenzio appunto gli aveva insegnato questo, che riuscire ad acquistare la sapienza sarebbe stata la più grande delle imprese, la più grande delle ricchezze che egli si potesse augurare. Letto l'ortenzio, per Agostino comincia un periodo molto bello, molto importante, ma anche molto sofferto. È un periodo di ricerca, e la ricerca... Agostino, fra le tante cose, lo potremmo definire anche in tanti modi, ma lo potremmo definire anche il filosofo della ricerca continua, no? E la ricerca è ad un tempo, cosa esaltante, piacevole, che arricchisce, ma anche faticosa, sofferta, perché cerchi e spesso non trovi. E allora vai ancora avanti, e allora ancora più avanti, e poi ti muovi da una parte e dall'altra. È un po'. Comincia questa, questa vicenda di un periodo di ricerca bella e sofferta da parte di Agostino, che lui stesso ci descrive. E infatti dopo eh, la lettura dell'Ortensio comincia quello che Agostino chiamerà il suo periodo razionalista. Che cosa vuol dire? Eh, il periodo razionalista vuol dire che Agostino non riesce ad arrivare alla fede perché non gli sembra, a lui, non gli sembra che questa fede possa rispondere alle esigenze più profonde della ragione umana cioè la ragione lo blocca eh? Eh, la ragione lo blocca eh, cioè agostino si avvicinò, sì, per esempio alla Sacra Scrittura, però si avvicina alla Sacra Scrittura da uomo, diciamo, scettico, incredulo, e perciò ne coglie razionalmente eh, elementi non comprensibili che gliela fanno abbandonare. Cioè, non è, cioè, la mia ragione non viene soddisfatta da questa scrittura, no? la mia ragione viene soddisfatta. quando poi Agostino giungerà al termine del suo lungo cammino, eccetera, eccetera troverà una soluzione splendida a questo punto, una soluzione appagante che sarà quella, credo per capire e capisco per credere, cioè l'uomo che vuole veramente capire deve avere anche la fede perché la fede è la luce poi di tutti i problemi che illumina tutte le questioni, ma deve anche capire per credere, perché la fede non si raggiunge soltanto così di colpo, si raggiunge anche attraverso un lavorio della mente, dell'intelligenza, della cultura. Però per il momento Agostino non è in queste condizioni. Lui sta attraversando quello che appunto chiama il periodo razionalista. Io ero, dice, mi avvicinai anche alla scrittura, ma non, ma non ci trovai niente. E sicché sì è un momento anche drammatico. Perché è forse il punto di maggiore allontanamento di Agostino dalla fede cristiana, che gli aveva trasmesso la mamma, che in cui era stato educato in famiglia e alla quale poi tornerà in maniera clamorosa nella conversione che avverrà nel 386, fino a diventare poi prete, vescovo, eccetera, eccetera. È il momento di maggiore lontananza. Agostino si allontana dalla fede e comincia per lui allora la fase in cui si, si va a cercare qualcosa a cui appigliarsi. E il primo appiglio che Agostino sembra trovare per dare risposta, lui è un uomo inquieto, ripeto, pieno di domande, questo cuore dentro di sé che pulsa, che, che, che è in fermento, ecco, la prima, la prima soluzione, la prima risposta che gli sembra di poter trovare è quella dei manichei, una setta, un gruppo che ebbe grande peso nella vita di Agostino e del quale parleremo fra breve. Ad Agostino i manichei piacciono, il manicheismo piace perché ha uno spiccato razionalismo, cioè tenta di spiegare le grandi questioni sulla base della pura ragione. Abbiamo detto che siamo di fronte ad un Agostino per ora completamente razionalistico. Cos'era sto manicheismo? Poi avremo occasione di doverci tornare sopra. È una religione che prende il nome dal suo fondatore Mani, nata in Persia nel III secolo d.C. Si tratta di una concezione... I cui caratteri determinanti sono soprattutto il carattere che la contraddistingue in particolare è il dualismo, cioè una netta divisione, per esempio, tra bene e male che si scontrano nell'animo dell'uomo no? senza che l'uomo riesca mai a far prevalere in un modo definitivo le, le, le pulsioni positive no? e così anche i principi del bene e del male, per esempio, si affrontano nella storia dell'umanità. C'è questa idea del dualismo, questa idea del da una parte la materia che è il male, dall'altra parte lo spirito che è il bene. No? Due mondi che all'inizio non erano in lotta, ma che poi lottano. Ecco, è una, questo, questa setta, questa religiosità orientale proveniente dal, dall'ambiente persiano, eh, fondata appunto da questo Mani ha una grande presa su Agostino. Uno perché Sicuramente il primo motivo perché è estremamente razionalistica e in quel momento Agostino aveva bisogno di risposte per la sua ragione più che per il suo cuore, cioè insomma è una fase in cui privilegia l'aspetto intellettuale della vita. E anche perché, tra l'altro, sembrava dare una risposta a quel grande problema del male che ossessionava letteralmente Agostino. Perché il manicheismo lo risolveva dicendo c'è un principio del bene, c'è un principio del male, si affronteranno in eterno dentro l'uomo e fuori dell'uomo e sarà perciò in eterno una lotta tra bene e male e tra le cose buone e le cose cattive. Ecco, è sicché... Sì eh, Agostino si eh, inserisce in questa, in questa setta, o perlomeno più che inserirsi perché in realtà no, non è, non è che vi appartiene in maniera radicale, anzi poi ne fu deluso ma lo vedremo, però insomma ne sente tutto il fascino. Accanto al razionalismo e al manicheismo, Agostino poi vivrà anche un periodo materialista, eh? materialista eh, perché no, eh, già il, il, il mondo manicheo gli aveva insegnato un po' di materialismo, insomma, no? e per i manichei non esistono realtà incorporee, no? Ecco, perciò Agostino a un certo punto inclina verso posizioni materialistiche, lui che poi diventerà un grande paladino della spiritualità, dello spirito, no? Dice, cercai con curiosità, ascoltai con attenzione, in modo sconsiderato, acconsentì e tenacemente tentai di persuadere quanti altri potevo e contro altri ostinatamente e focosamente prese le difese. Era convinto dunque Agostino, ed è formalmente sincero, che la, la dottrina cattolica fosse falsa in quel momento. Avevo perso la speranza, dice Agostino stesso, di poter trovare la verità nella tua Chiesa. Agostino è lontano in questo momento, lontano da quella fede che poi diventerà invece il succo della sua vita. È partito per la sua ricerca, stimolato dalla lettura dell'Ortensio di Cicerone, è approdato al, al razionalismo, legge la scrittura ma ne rimane deluso. Allora cerca nel manicheismo una soluzione filosofico-teologica ai grandi problemi suoi, compreso quello del male. Poi in qualche modo diventa anche materialista. E insomma, è un Agostino. Davvero un po', come dire, sbattuto come un relitto in quel momento, come un piccolo guscio di noce nel mare periglioso della vita. Lui, lui che userà dirà una frase molto bella a questo riguardo: dirà che nessuno può attraversare il mare della vita se non aggrappandosi alla croce di Cristo. Bene, in quel momento Agostino alla croce di Cristo non era aggrappato, era in una condizione di incertezza e di, e di completa. Eh, non comple Agostino non è mai stato, è mai stato un uomo senza testa, è chiaro, cioè anche nel momento della sua difficoltà quando lui lo rileggerà come un momento di difficoltà, lui era un uomo intelligentissimo, coltissimo, eh, sapeva di retorica, sapeva di filosofia, sapeva di letteratura, aveva letto, cioè, non pensiamo a un disgraziatello che eh, sbatte il capo di qua e di là eh, nei muri, no, no, è un uomo intelligentissimo, colto, però proprio per questo vive un dramma interiore da uomo colto. Il dramma di un uomo che gira, cerca, si affanna nella ricerca, nel tentativo di trovare, di trovare quelle risposte che il suo cuore ardente desidera. E lo dice, lo dice in tanti, in tanti punti: no, in tanti punti, infatti, dice, no? Quando, quando poi dirà quelle famose espressioni, no? eh, non uscire fuori da te, torna in te stesso, è nell'uomo interiore che abita la verità, no? in interiore omni, habitat veritas, quella famosa espressione in, latina, eh, in latino che vuol dire appunto è dentro di te che devi trovare la verità profonda. No? Eh, Agostino è assetato di questo, solo che sta vivendo, da giovane intelligente, da studioso di, di vaglia, sta vivendo un momento molto difficile e di crisi. E non a caso... Non a caso, nei grandi momenti di difficoltà, chi rispunta, chi troviamo di nuovo apparire sulla scena della vita di Agostino, la mamma Monica. Sì, eh, riappare Monica, appare la madre, quasi come per incanto si direbbe. Siamo nel 374, terminati gli studi di retorica, dopo questi nove anni di, 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 di grande rovello interiore, di grande fermento, Agostino torna a Tagaste, cioè torna a casa. E lì insegnerà grammatica due anni, troverà in un compagno di studio un carissimo amico, aprirà una scuola di retorica e, e però tagaste appunto ecco, ecco la, la presenza della mamma. E mentre egli vive il suo dramma, Monica piange e prega. Ecco direi atteggiamento tipico della donna, della madre, no? piangente perché vede questo figlio che non... Non va, insomma, non è, non è felice, non è, non, è, non è realizzato, è inquieto, è sofferente. Però prega, prega perché è una donna dalla fede incrollabile, sa che alla fine Dio ascolterà le sue preghiere e farà di questo figlio eh, un suo discepolo. No? Piange e prega, piange e prega ma dalle parole di un vescovo eh, e dall'interpretazione di un sogno tra la certezza che il suo Agostino sarebbe tornato sulla retta via, no? sulla retta via. perché questo vescovo che aveva incontrato e gli aveva detto a Monica possa tu aver vita lunga, com'è vero che il figlio di codeste Lacrime non può perire. Ecco. Cioè, eh, questi sono anche modi poi a cui oggi noi forse presteremo meno fede, ma che all'epoca erano molto, molto sentiti, no? questi vaticini, queste, queste frasi, anche il sogno. Ecco. Monica alla fine Soffre, ma è sicura. Agostino tornerà all'ovile, tornerà al, sulla retta strada. E in un certo senso, il primo passo di ritorno sulla retta via, Agostino lo fa incontrando uno dei più importanti rappresentanti di quel manicheismo di cui parlavamo prima. Si chiamava Fausto Fausto Di Miledi, era un uomo molto acclamato, molto acclamato. Si diceva che era il maggior specialista il maggiore esponente del manicheismo e che. E perciò incontrandolo Agostino avrebbe potuto chiarire molti dei suoi dubbi, molte delle sue difficoltà. Ma eh, invece, purtroppo, per Fausto e per fortuna di Agostino, questo incontro eh, si dimostra fallimentare. Agostino incontra Fausto nel 383 a Cartagine, ansiosamente atteso. Agostino, fin dall'inizio della sua adesione alla setta dei manichei, lo aspettava come un oracolo. No? Ti dicono, guarda. Se incontri quest'uomo vedrai che capirai tutto perché lui ti spiegherà. Agostino se l'aspetta, aspetta a gloria, come si suol dire, l'arrivo di questo Fausto e. sì, sì, lo ascolta, neanche entusiasta, lo trova molto simpatico, molto amabile nel parlare, ma culturalmente non è convincente: è un uomo intelligente, è un uomo simpatico, affabile, parla bene, dice cose carine, ma cose che alla fine stringi, stringi, non danno le grandi risposte. L'attesa fiduciosa era stata delusa e definitivo fu il disincanto verso il manicheismo. Basta. Agostino esce dall'incontro con Fausto. Fausto di Miledi. Incontro agognato per un sacco di tempo. Fausto considerato il più grande intellettuale manicheo dell'epoca, eccetera, eccetera, eccetera. Agostino ne esce completamente insoddisfatto. Sarà la fine del suo manicheismo. Come dire... Da un certo punto di vista, diciamo, sarà la sua salvezza, per cui si può dire che l'incontro deludente con Fausto è l'inizio del, del nuovo cammino. E a suggello di questa fase della vita di Agostino possiamo mettere questa breve citazione tratta dal suo commento al Vangelo di San Giovanni. Che cosa desidera l'anima più ardentemente della verità? Agostino l'ha saputo, l'ha sperimentato, aveva un'anima assetata, affamata di verità. Di che cosa, dice ancora Agostino, dovrà l'uomo essere avido? A quale scopo dovrà custodire sano il palato interiore? Bella questa immagine, il palato interiore, esercitato il gusto, se non per mangiare e bere la sapienza, la giustizia, la verità, l'eternità. L'uomo è fatto per mangiare e bere sapienza, giustizia, verità, eternità. Agostino ne mangerà e ne verrà in abbondanza. Tra le cose che Agostino ama c'è anche la carriera, diciamolo chiaramente. Perché Agostino era un uomo, come dire, vorace, no? dal, dal punto di vista intellettuale, e spirituale, eh, era ingordo della vita e anche la carriera non, non gli sarebbe dispiaciuta affatto. E infatti lo troviamo nel 383, addirittura ingannando la mamma, non dicendo la verità alla mamma, lasciare appunto la... Tagaste, era stato da Tagaste a Cartagine, poi era tornato a casa, Tagaste lascia Tagaste e va a Roma. Perché? La speranza era quella di trovare scolari più quieti di quelli sovvertitori di Cartagine, divenuti insopportabili. Anche qui, davvero, Agostino, in qualche modo, eh, precorre i tempi, insomma, come tutti gli insegnanti, alla fine, un po' ha da lamentarsi dei, dei suoi discepoli. No? Dice: sentivo dire. Che laggiù i giovani studenti erano più quieti e placati dalla coercizione di una disciplina meglio regolata. Perciò non si precipitano alla rinfusa e sfrontatamente nelle scuole di un maestro diverso dal proprio, ma non vi sono affatto ammessi senza il suo consenso, invece a Cartagena l'eccessiva libertà degli scolari è indecorosa e sregolata. Guardate, eh, già 16-17 secoli fa un professore che si lamenta del, dell'indisciplina dell dei propri scolari, irrompono sfacciatamente nelle scuole e Quasi eh, dice, col volto di una furia sconvolgono l'ordine instaurato da ogni maestro. Commettono un buon numero di ribalderie incredibilmente sciocche. Che la legge dovrebbe punire. Insomma, erano indisciplinati, forse né più né meno, forse addirittura più degli attuali, degli attuali studenti. Insomma, Agostino va a Roma, spera di trovare un ambiente migliore, più contro alle sue esigenze di insegnante, e... però poi trova una brutta sorpresa perché i romani, gli alunni romani. Avevano un brutto vizio, era quello di non pagare il maestro. E Agostino così si trova di fronte a questa nuova realtà. Sì, sì, saranno stati anche alunni più disciplinati, ma erano alunni che non saldavano il conto. Avevano un vizio diverso, ma non meno grave, quello di abbandonare in gruppo il maestro al momento di pagare lo stipendio pattuito. E sì che effettivamente la situazione anche qui non è, non è tra le migliori tanto che Agostino decide di fare un ulteriore passo e di andare a Milano. Tra l'altro, Milano, all'epoca, siamo, siamo sul fine del IV secolo, Milano era una città di grande importanza, probabilmente ancora più importante di Roma anche dal punto di vista del, dell'ambiente culturale, delle, della carriera che Agostino avrebbe potuto intraprendere. E insomma, dopo aver superato una prova di declamazione, ottiene da simmaco prefetto di Roma di essere mandato come professore di retorica a Milano. Ciò avviene nel 384 agostino a 30 anni precisi, 30 anni precisi. e sicché sì noi lo troviamo a Milano dopo aver passato la brutta esperienza cartaginese dove gli alunni e di Tagaste, gli alunni avevano una confusione terribile, non gli permettevano di lavorare Roma dove non lo pagavano, ora è a Milano Dice, perciò Racconta lui, insomma, quando il prefetto di Roma ricevette da Milano la richiesta per quella città di un maestro di retorica, proprio io brigai e proprio per tramite eh, di quegli ubriachi di favole manichee, cioè si fa aiutare dai suoi amici manichei, ottenni appunto dal prefetto del tempo l'autorità di essere mandato a Milano. E qui avviene un altro degli incontri chiave di Sant'Agostino, perché Agostino a Milano incontrerà niente meno che Ambrogio il celebre vescovo che avrà su di lui un'influenza positiva di grandissimo rilievo. L'Agostino che troviamo a Milano in che stato d'animo è? È nello stato d'animo di un uomo che sta ripudiando il manicheismo, come abbiamo visto, lo sta eh, rifiutando, ma che sull'onda sull di questo rifiuto sembra entrare in una forma diciamo, di crisi radicale una crisi completa della ragione, cioè Agostino comincia a disperare di poter trovare una soluzione alle grandi domande che pur riurgevano dentro, che pur sentiva dentro, perché era in qualche modo contento di aver o comunque contento, rassegnato di aver trovato la vacuità, il vuoto da parte dei manichei, quell'incontro con Fausto di Milevi era stato completamente deludente. Però alla fine non trovare questo, non trovare di qua, non trovare di là spinge Agostino verso una posizione che potrebbe essere stata, è, era una situazione difficile, cioè addirittura una crisi di tipo pressoché radicale, insomma, Agostino prova l'ansia dolorosa di chi dispera di poter raggiungere la verità, è quello che viene chiamato il periodo scettico. Agostino sembra aderire a, alle, alle tesi, alle dottrine dell'Accademia di Mezzo e dell'Accademia Nuova, quella di Arcesileo e di Carmen che si rifacevano al grande insegnamento dell'antico scetticismo e che proclamavano l'impossibilità appunto di conoscere la verità, la necessità di dubitare di ogni cosa e l'impossibilità appunto di poter raggiungere la verità. Allora ai vari periodi delle, delle, della storia interiore, culturale, intellettuale di Agostino bisogna aggiungere anche questo, molto difficile questo periodo perché un uomo assetato di verità che comincia a dire io non la trovo, io non ce la faccio, io non so più da che parte girare. E allora è questo l'Agostino che troviamo, che troviamo a Milano. Ma a Milano, Agostino, oltre che portarsi dietro questi dubbi, appunto, come si diceva, fa un incontro importante, quello di Ambrosio. Perché è lui che è lui che, curioso come sempre di tutto, si reca ad ascoltare eh, sa, eh, questo grande santo, il grande patrono di Milano, no? quando teneva discorsi in chiesa. Ma attenti bene, ci va Agostino con lo spirito non del credente, Agostino non entra in chiesa come un fedele, Agostino entra in chiesa come un ascoltatore e un giudice, voglio, dice, voglio andare a vedere e a sentire, insomma, come parla questo Ambrogio. Dicono tutti che sia molto bravo, andiamo a sentire, vediamo come parla. E, e, perciò lui si reca da, eh, ad ascoltare Ambrogio, ripeto, proprio per giudicarne il valore di cui gli veniva detto. 385, ecco, arriva Monica. Guardate, è fondamentale seguire davvero questa, questo rapporto. Questa donna che non abbandona mai il figlio. Eh, ripeto, sono state fatte anche grandi riflessioni, anche molto, molto interessanti, ma anche un po' irriverenti su questo rapporto, un po' strano, forte, quasi eh, psicanaliticamente molto significativo. No? Però sta di fatto che Monica non abbandona mai questo figlio. Sente come una responsabilità, che è una responsabilità materna, ma che è anche una responsabilità quasi che gli proviene da Dio. Eh? Monica sente che Dio ha affidato a lei questo figlio, glielo ha affidato anche sul piano non solo fisico, non solo sul piano eh, de, de, dell'aiuto, ma proprio sul piano della fede. Cioè Monica sembra sapere di avere questo compito, di recuperare questo figliolo e di riportarlo sulla rete a strada. E nel 385 Monica è a Milano. Eh, è a Milano. E trova appunto questo figlio, ormai sull'orlo proprio di un dubbio radicale, di un dubbio scettico, insomma, toccava in qualche modo il fondo di quel percorso che lo aveva condotto lontano dalla fede, prima verso il razionalismo, poi verso il materialismo. Attraverso poi la vicinanza anche con i manichei e poi alla fine lo scetticismo. Lo scetticismo come un vuoto ormai totale. Oggi noi diremo un'anticamera un del, del nichilismo, una anticamera del nichilismo. Ma Agostino non si ferma qui. A rigettare lo scetticismo concorse innanzitutto una grande intuizione che lui ha. Lui ha una grande intuizione. È l'intuizione appunto che la mente umana, così acuta, così perspicace, non può assolutamente ecco, ignorare la verità. Forse ignora la via per arrivarci, questo sì, ma non è possibile che la mente che sembra fatta apposta per essere nutrita, abbeverata, per essere dissetata nel suo desiderio di verità, poi non la trovi. La difficoltà sarà nel trovarla, ma la verità ci deve pure essere. Non è possibile che lo scetticismo sia davvero l'ultima parola del, eh, della vita. Cioè, che l'uomo sia come eh, così in una nebbia totale, in una, caligine, in una caligine totale. Dice appunto, rispetto a quello che si diceva di, di, di Sant'Ambrogio: Non badavo dunque a imparare i temi, ma solo ad ascoltare i modi della sua predicazione. Sfiduciato ormai che all'uomo si aprisse la via per giungere a te. Conservavo questo futile interesse. Cioè, Agostino non ha fiducia nella possibilità di trovare la verità, ma va a sentire a, a, a Ambrosio perché Ambrosio è bravo, perlomeno parla bene. E qui sarà una cosa meravigliosa da un certo punto di vista provvidenziale perché Agostino va da Ambrogio non tanto per eh, imparare la fede quanto per sentire se è bravo a parlare ma poi ne sarà colpito proprio laddove eh, e poi invece Ambrogio vuole arrivare che è, quello che è appunto il bersaglio della fede. No? Pure insieme alle parole da cui ero attratto giungevano al mio spirito anche gli argomenti per cui ero distratto. Non potevo separare gli uni dalle altre e mentre aprivo il cuore ad accogliere la sua predicazione feconda vi entrava insieme la verità sia pure per gradi. Però poi, poi rileggendola questa sua vicenda, Agostino si rende conto che la cosa è andata così. È vero che è entrato lì solo per curiosità, è vero che è andato lì soltanto per vedere se Ambrogio davvero parla bene. Ma poi alla fine queste cose che Ambrogio dice eh, gli entrano nel cuore e contano e hanno un ruolo importante no? eh, su di lui: hanno, hanno un ruolo veramente importante su di lui. Da prima incominciai ben presto, Agostino racconta sempre, a rendermi conto che anche le sue tesi erano difendibili. Cioè Ambrogio non solo parla bene, ma dice cose difendibili, cose interessanti. E ben presto mi convinsi che non era temerario sostenere la fede cattolica. Lui che aveva creduto invece che la fede cattolica era una cosa praticamente insostenibile razionalmente inaccettabile. Benché fino ad allora appunto fossi stato persuaso che nessun argomento si potesse opporre agli attacchi dei manichei. L'esposizione dunque di numerosi passi della Sacra Scrittura mi mosse ben presto a biasimare almeno la mia sfiducia, per cui mi ero allontanato da quella scrittura. Vi ricordate, Agostino si era allontanato e mi aveva detto: no, ma queste sono racconti che non ci si può credere, non sono accettabili, sono incredibili. E invece Ambrogio gli mette davvero una pulce nell'orecchio, come si suol dire: che, ma non sarà invece che la scrittura, letta bene, letta opportunamente. Contiene delle verità assolutamente valide e anche assolutamente difendibili. Non per questo, tuttavia, dice Agostino, mi sentivo ancora costretto a seguire da un lato la fede cattolica, ecco qua, che poteva essa pure disporvi, eccetera, eccetera. Ancora non è il vero arrivo alla fede, però è qualcosa di interessante. Agostino è andato a sentire Ambrogio soltanto per capire se Ambrogio è un bravo parlatore, non solo lo riconosce come un ottimo oratore, Ma dice: Le cose che Ambrogio sostiene sono valide, sono razionalmente sostenibili. Cioè io posso uscire da quello scetticismo e da quella eh, convinzione che la fede cattolica sia una serie di sciocchezze che non si possono sostenere. E questo è un punto fondamentale. Qui scocca diciamo, la prima scintilla che porterà a. Agostino alla conversione ed è per questo che si dice che Ambrogio ebbe una grande parte, giustamente si dice che Ambrogio ebbe una grande parte nella conversione di Sant'Agostino. La predicazione di Ambrogio, un primo risultato importantissimo, lo ottiene sull'animo e nell'animo di Agostino, ovvero Agostino abbandona lo scetticismo. Diciamo si libera forse della più grave delle insidie perché l'insidia dello scetticismo era l'insidia che lo avrebbe condotto a disperare della verità. L'uomo non può raggiungere la verità, la verità non c'è o comunque non è raggiungibile, dunque tanto vale smettere di ricercare. Le parole di Ambrogio lo esaltano, lo, lo, lo infuocano, lo, 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 lo rassicurano anche che invece la verità può essere cercata. Ambrogio non solo parla bene, ma dice cose interessanti, questo è molto importante. E le due scoperte che fa grazie all'ascolto delle omelie di Ambrogio sono. Lo spiritualismo cristiano, ci ricordiamo che Agostino era stato molto legato al, al materialismo, invece ora scopre il valore dello spirito e perciò delle dottrine spirituali, e l'interpretazione allegorica della Sacra Scrittura perché, e dell'Antico Testamento in particolare. Perché? Eh, se la lettura dell'Antico Testamento non viene fatta in modo allegorico, Agostino dice no, non, non è possibile crederci, cioè io, uomo intellettuale di valore, eh, abituato al ragionamento filosofico, eccetera, eccetera, di fronte a certi racconti vetero testamentari, cioè del Vecchio Testamento, non, non posso accettarli, mi sembrano favoletti, mi sembrano sciocchezze. Invece Ambrogio gli insegna la lettura allegorica, cioè la lettura che sa trovare significati ulteriori nel testo, oltre il racconto puro e semplice, e fu una cosa molto importante si va di bene che questa influenza che Ambrogio ebbe su Agostino non fu esercitata con rapporti personali no? perché Agostino ebbe pochi rapporti ufficiali e pochi rapporti personali con, con Ambrogio ma proprio seguendo le prediche il professore africano, Agostino è un africano no? abbiamo detto, è nato nella Numidia il professore africano andava ad ascoltare Ambrogio ogni domenica Prima per ragioni esclusivamente estetiche, l'abbiamo visto. In seguito provando gioia e confusione, quella confusione positiva, quella confusione benefica, la confusione di chi comincia a dire: Ma allora forse quello che ho creduto fino ad ora è sbagliato, forse le mie certezze si stanno incrinando, si stanno sgretolando. Quando sentì da lui, da Ambrogio, che la Chiesa, insegnando che l'uomo è stato creato a immagine di Dio, non insegnava affatto che Dio avesse un corpo, per esempio. Questa è una cosa che Agostino doveva capire e non capiva prima. E invece gliela spiega Ambrogio. Quando si dice che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, non vuol dire che Dio ha un corpo. E questo era un problema importante per un Agostino intellettuale, filosofo, che pensa al materialismo, eccetera, eccetera. Ecco, siamo dunque di fronte a un Agostino che. Attraverso Ambrogio, decide di abbandonare il manicheismo definitivamente e di rimanere catecumeno nella Chiesa Cattolica. Lo narra lui nelle Confessioni. Nel mio dubitare di tutto, secondo il costume degli accademici, quale è immaginato comunemente, nel fluttuare fra tutte le dottrine, risolsi di abbandonare davvero i manichei. Allora, finalmente, taglio. Già l'aveva fatto, dopo l'incontro con Fausto. Però ancora sto manicheismo gli ronzava nella testa. Lui a un certo punto dice veramente basta. Giudicai proprio che proprio in quella fase di incertezza non dovessi rimanere in una setta che ormai ponevo più in basso di parecchi filosofi, sebbene poi mi rifiutassi assolutamente di affidare alle loro cure la debolezza della mia anima. Decisi dunque, ecco la decisione finale che Agostino prende a Milano dopo aver ascoltato Ambrogio, decisi dunque di rimanere come catecumeno nella chiesa cattolica, raccomandatami dai miei genitori. Eh, tanto, rimango qui, ci sto dentro, non sono ancora ufficialmente un cristiano, non sono ancora ufficialmente un cattolico, però rimango sulla porta, mi interessa, in attesa che si accendesse una luce di certezza su cui dirigere la mia rotta. Agostino ha bisogno di una stella polare, ha bisogno di una bussola per potersi orientare, per poter orientare la rotta della sua vita. Sarà la bussola di Cristo, sarà la bussola che lo condurrà. Di lì a poco, due anni dopo, 386, alla celeberrima conversione di cui noi parleremo parlando del nostro grande Agostino, filosofo dell'amore. Ritroviamo Agostino dove l'avevamo lasciato, ovvero sulla porta della Chiesa Cattolica, ma non ancora dentro, non ancora dentro. Anzi Agostino parlerà molto di questi induci, così. Il bagaglio del secolo mi opprimeva, scrive ancora nelle Confessioni, il bagaglio del secolo, cioè le cure della vita, no? Mi opprimeva piacevolmente, come capita nei sogni. I miei pensieri, le riflessioni su di te, sta parlando con Dio sempre, somigliavano agli sforzi di un uomo che, malgrado l'intenzione di svegliarsi, viene di nuovo sopraffatto dal gorgo profondo del sopore. E infatti, eh, Agostino dice poi: Io. Sì, volevo fare le cose, no? però poi dicevo fra breve: ecco, fra breve, attendi un pochino. No, ha visto come quando non ci si vuole alzare, lui paragona la sua situazione all'uomo che appunto è ancora a letto e deve alzarsi e, e rimanda no? Di, eh, la, sua, la sua discesa, la sua uscita dal letto no? e dice: Aspetta un altro pochino, aspetta un po'. No? Ecco, fra breve, fra breve, perché insomma. Siamo sulla porta, siamo sulla soglia. Agostino ha vissuto tutti i momenti: eh? non, è, non è stata anche la conversione, non è stata una cosa subitanea. Così, sì, il momento ci sarà, un momento particolare, però non è stata una cosa dall'oggi al domani, in un quarto d'ora, in una giornata: è stato un cammino. E anche lì il cammino ha conosciuto gli Induci. Eh? Uh, gli indugi. Lui voleva per esempio no, eh, ecco, parlarne con Ambrosio, poi non ha il coraggio di farlo, e insomma tante, tante cose che ancora lo tengono, lo tengono zavorrato a terra. Ma dopo queste lacerazioni, ecco, egli compie due passi decisivi. No? Due passi decisivi. Innanzitutto quando capisce l'utilità della fede e quando capisce l'autorità, la necessità dei libri sacri e della Chiesa. Cioè lui capisce che alla fine... Se vuole arrivare a una soluzione deve abbandonare il pregiudizio razionalista, cioè con la sola ragione lui non ce la farà. Sarà votato al fallimento. L'ha un po' girate tutte le stazioni possibili. È stato materialista, è stato manicheo, è stato razionalista, è stato eh, scettico, è stato. Eh, ha seguito. la ragione non basta. Allora, prima intuizione, solo la fede potrà illuminarmi completamente. Seconda grande intuizione, mutuata anche dall'incontro, per certi aspetti casuale con Ambrogio. Questa fede non può che maturare nell'ossequio ai libri sacri e dentro la Chiesa. Ecco, Agostino comincia a capire che se vuol trovare la soluzione deve accettare, accettare questo. Perché la fede suppone un'autorità a cui affidarsi e Agostino piano piano va verso il riconoscimento che questa autorità poteva derivare solo dai libri sacri, cioè quando l'accettazione della Bibbia diventerà un momento fondamentale della, della propria fede. Per cui non è vero che è stolto chi crede alla Sacra Scrittura. Questa è una cosa importante. Guardate, perché Agostino era un intellettuale. E certe pagine della Scrittura, per un intellettuale, sono un po' difficili da digerire, no? E, anzi, sembrano un po' sciocchezze, stoltezze, racconti incredibili. E perciò il primo passo davvero importante che lui deve fare, e, e lo fa, è quello di cominciare a pensare che la Scrittura non accoglie soltanto sciocchezze, anzi tutt'altro, e che non è sciocco, non è stolto chi crede nella scrittura. Così, piano piano, la sua mente sta riconquistando la fede perduta. Ricordiamoci che Agostino la fede la conosceva, era nato in una famiglia cristiana, aveva una mamma che era assolutamente credente, che non l'aveva mai perso di vista, che pregava continuamente per lui, per cui piano piano nella sua mente si risveglia questa fede, sebbene il suo dramma interiore continui egli sta conquistando ormai una certezza che l'autorità di Cristo e della Chiesa Cattolica è l'unica via per arrivare a quella salvezza che egli tanto desidera chi mi farà riposare in te chi ti farà venire nel mio cuore e inebriarlo allora dimenticherei i miei mali e il mio unico bene abbraccerei ovvero te cosa sei per me abbi misericordia affinché io parli ecco questa è l'anima di Agostino che si rivolge a Dio è questo che Agostino desidera. È l'Agostino sul, sulla soglia della conversione. Eh? Oh, dimmi per la tua misericordia, Signore Dio mio, cosa sei per me? Dillo che io l'oda. Ecco, le orecchie del mio cuore stanno davanti alla tua bocca, Signore. Aprile. Aprile. Eh? Agostino implora. È arrivato proprio come un elastico, diciamo, tirato al massimo, come una corda di violino. È teso al massimo è teso al massimo quella salvezza certo ancora non è arrivato no? è, è bello questo è bello e drammatico questo lento avvicinarsi alla conversione ancora è una fede fluttuante piena di dubbi e sul piano filosofico ancora non aveva trovato per esempio il, la soluzione definitiva al problema del male che pur vi ricordate aveva ci ricordiamo aveva lo aveva tormentato fin da ragazzo. Nel campo teologico ancora ignora molte verità cristiane, come l'incarnazione. Per esempio, eh, considerava Gesù Cristo soltanto come un uomo, certo il più importante, il più sapiente, il più, il più grande, ma ancora non, non, eh, non, non, lo non lo considera il figlio di Dio, no? Ecco, eh, però. Il cuore arde, cercate ciò che cercate, ma non è lì dove voi cercate. Voi cercate una vita felice in un paese di morte, non è lì. Come potrebbe essere una vita felice dove manca la vita? Ecco, questa è l'idea: no? dove si assapora la verità. Guardate nelle confessioni troverete tanti di questi interrogativi. Dove sei? Dov'è che si assapora la verità? Eh, Agostino si sta chiedendo queste cose, no? Si sta chiedendo queste cose. Dove andate? Alle tribolazioni. Dove andate? Il bene che amate deriva da Lui, ma solo in quanto tende a Lui è buono e suave. Sarà invece giustamente amaro perché ingiustamente si ama lasciando Lui ciò che... Deriva da lui, cioè capito? Se perdi Dio, ecco, questo è il, il fermento che si agita nel cuore, nel cuore di Sant'Agostino. All'indomani di questa fase importante che era nata con l'ascolto delle, delle, delle prediche di Ambrogio. Però, ecco, un passo avanti è stato fatto. Intanto la, il riconoscimento della scrittura, il valore della Chiesa, il senso che chi crede nella scrittura non è uno sciocco, non è uno stolto, si direbbe non è un cretino, diciamo così, chi ha la fede dalle seduzioni del materialismo, poi Agostino via via si libera, si libera, per esempio qui un aiuto gli viene dai filosofi platonici, dai filosofi platonici eh, tra cui Plotino, forse Porfirio ed altri, si sa che Platone ha lasciato una grande scuola che poi venne ripresa per esempio da questo eh, straordinario filosofo egiziano di nascita, Plotino, nasce nel III secolo, eh, vive tra il III e il IV secolo, Plotino, e Agostino lo legge e e ne ricava una grande, una grande lezione, per esempio la vittoria sul materialismo, il passaggio che c'è tra sensibile e intelligibile, la lettura dei platonici gli fu assai utile per intendere i presupposti del cristianesimo, quei libri furono una rivelazione e torna di nuovo una cosa molto molto importante, l'importanza che certe letture hanno avuto nella vita di Agostino. Ricordiamoci l'Ortensio di Cicerone, ricordiamoci va bene la Sacra Scrittura, poi quella avrà un ruolo speciale e ora... E ora la lettura di Plotino, la lettura dei filosofi che si rifacevano a Platone e che hanno, in lui un ruolo, hanno per lui un ruolo estremamente significativo, viene finalmente liberato per esempio dal materialismo. E ora vedremo che liberandosi piano piano da alcuni suoi pregiudizi, Agostino si prepara a quello che sarà poi l'incontro con Cristo. La lettura di questi filosofi neoplatonici, Plotino in testa... Lo liberano dal materialismo e si capisce quanto sia stato importante questo, perché il materialismo è un ostacolo verso la considerazione di un Dio che sta oltre il mondo, di un Dio trascendente, di un Dio che non si identifica con il mondo, che non è materia, che non è corpo. Ma addirittura lo aiutano anche a liberarsi dal naturalismo. Perché, per esempio, Plotino aveva insegnato il valore dell'estasi contemplativa. Si racconta che Plotino sia stato capace di provare l'estasi. Plotino non era un pensatore cristiano, non è stato un pensatore cristiano, ma è stato un mistico di grande, di grande valore, è stato un grandissimo filosofo. Ecco, questa sublime esperienza contemplativa, ecco che però Agostino non riuscì a ripetere, però che, vide, che, che, che seppe che aveva provato Plotino, gli fu di grande utilità. Oltre al ricordo di amore e al desiderio della bellezza incorporea che riportò da essa, comprese in che cosa differiscono la filosofia pura e la religione. La filosofia, capisce Agostino, che la filosofia conosce la meta ma ignora la via per arrivarci, l'altra conosce la via e la meta e conduce gli uomini al suo raggiungimento, cioè con la fede tu hai la via e la meta. La filosofia parla molto della via ma non riesce a cogliere la meta, invece la religione coglie tutte e due. Agostino non conosceva ancora la via. Perché non si era mai seriamente proposto il problema della mediazione tra Dio e gli uomini? Superbo di aver scoperto la meta, di averne intravisto la spirituale bellezza, pensava di poterla raggiungere con le sue sole forze. L'esperienza sofferta distrusse questa illusione e spinse il nostro Agostino a cercare il rimedio nella scrittura. Lui c'era già arrivata a quest'idea che o, oh, dice, io. Mi fido della sacra scrittura, la interpreto nel modo giusto e accetto la sua autorità oppure no. Questo si fa sempre più strada nella sua anima. Prese le lettere di San Paolo e le lesse attentamente e avidamente. E avidamente. Dice proprio me lo lessi tutto, sono le sue parole, me lo lessi tutto con grande attenzione e interesse. Gli apparve allora finalmente il volto della filosofia, quella vera. La filosofia di Paolo non è una filosofia come tutte le altre, è una filosofia tutta concentrata sul mistero di Gesù Cristo Redentore. E questo grande mistero scioglie alla fine il dramma di, di Sant'Agostino. Sant'Agostino aveva bisogno che qualcuno, come dire, gli desse l'ultima spinta da un certo punto di vista. E l'ultima spinta gliela dà questa lettura di San Paolo che gli dice: Guarda, tutte quelle domande che ti sei posto hanno un'unica risposta, Gesù Cristo. A quel punto, eccolo qua, no? Ancora. Più rinforzato, più convinto, Agostino si mette alla ricerca della sapienza, no? alla ricerca della sapienza, alla ricerca della verità. Ci siamo vicini, la sente, avverte. Però è un uomo rigoroso: non fa, non fa salti mortali, non fa scorciatoie, non, 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 non gioca con se stesso. Ha il coraggio di andare fino in fondo alle propr ai propri problemi, no? Questo è importante. Anche perché, ricordiamoci, Agostino resta quello che era, eh? cioè, gli piacevano gli onori, per esempio, la carriera, sì che. Non dimentichiamo che in questa situazione lui continua a vivere la sua professione, i suoi desideri di far bene, il, il gusto di essere, di essere ben considerato come, come docente. Sì, Ma c'era un po'. Pochino... Poi c'era sempre il problema della figura femminile, dell'amore carnale che lo attraevano. Sì, voglio dire, non era facile per lui, no? Anche. Certo, ero ben sicuro che fosse meglio consacrarsi al tuo amore, sempre si rivolge a Dio che cedere alla mia passione. Il primo partito mi piaceva e vinceva, il secondo mi allettava e avvinceva. Cioè sentite come sempre psicologo fine di se stesso, no? come sa autoinalizzarsi. Certo, mi sarebbe piaciuto tanto aderire completamente a te o Dio. Mi piaceva, però c'era anche il resto e mi avvinceva e mi allettava la carriera, il piacere, la donna. Dunque Agostino è a un passo dalla conversione. Lo farà, ma ancora è come stretto da mille lacci e da mille, e da mille reti che lo tengono ancora un po' bloccato. Ma in questo diciamo, si palesa bene la storia di quest'uomo che ha fatto un cammino lungo e interessantissimo e ricchissimo, che vedremo coronarsi con la conversione. È un momento cruciale, anzi è il momento cruciale della vita di Agostino. Egli comincia a sentire un bisogno disperato di solitudine. E di pianto, quale mai aveva provato. A un certo punto si alza, prende le lettere di San Paolo che erano sul tavolo da gioco e in preda a un visibile turbamento si ritira insieme con Alipio che lo aveva seguito nella parte più remota del giardino. Si erano ritirati, eh, Agostino aveva lasciato, aveva lasciato Milano, si era ritirato a Cassisciaco eh? e perciò era con questo gruppo di amici. E dunque capisce che siamo a una svolta, una svolta drammatica della sua vita. Drammatica non vuol dire tragica, anzi vuol dire che foriera di bellezza, di luce, finalmente, la luce, no? Non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio. E allora, a questo punto, ecco, la lettura di San Paolo. La lotta di Agostino contro se stesso durò a lungo, silenziosamente, fremendo di indignazione, si accusava, a volte volando. Quando la tempesta stava per scoppiare le lacrime, egli si allontana... Si getta a terra sotto un fico, è celebre la immagine, sotto un albero di fichi, e a un certo punto si lascia andare a un pianto liberatorio. Un pianto disperato, ma non di, no, no, meglio di, no diciamo non disperato, un pianto di liberazione, un pianto di commozione profonda. Le lacrime proruppero a fiumi dai suoi occhi, e insieme con le lacrime i gemiti di invocazione al Signore. All'improvviso, dalla, dalla casa vicina, gli giunse una voce di canto che ripeteva in latino Tolle legge, tolle legge, che vuol dire prendi e leggi, prendi e leggi. Ma è una voce che Agostino dice io non l'ho mai sentita. Qui c'è qualcosa no, di miracoloso, eccetera. Agostino dice io non l'ho mai sentita e la interpreta come un ordine celeste. Frena le lacrime, torna in fretta, afferra le lettere di San Paolo e le apre. E le legge in silenzio. Ed erano, ed erano le parole di Paolo che invita alla castità. Interpretò quelle parole come il programma della vita futura e avvertì subito in sé un mutamento radicale. Balenò nel cuore come una luce di serenità che fece scomparire tutte le tenebre dell'incertezza. Era ormai convertito e si era deciso ad abbracciare il cristianesimo in quella forma che l'Apostolo gli aveva consigliato. Monica, allora che seppe della conversione del figlio, esultò, era il, suo, era il coronamento della sua vita, aveva vissuto perché questo figlio tornasse al cristianesimo. Eh? E così era felice che prima di morire il Signore l'aveva accontentata, aveva esaudito la sua grande preghiera, quella che Agostino tornasse alla fede. Era l'anno 386, erano prossime le vacanze della vendemmia, che avevano inizio il 23 agosto, e Agostino aveva 32 anni. Sentite come. Agostino narra interiormente, non è una narrazione storica, ma interiormente l'incontro con il Signore. A 32 anni, tardi ti amai. Bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità. Balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità diffondesti la tua fragranza e io respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete, mi toccasti e arsi di desiderio della tua pace. Agostino è diventato cristiano, ha incontrato Gesù Cristo, il cammino è stato lungo, faticoso. Monica ha vigilato, ha pregato, i suoi incontri sia culturali che umani lo hanno condotto sino a piangere di gioia per l'incontro con Cristo. È un momento cruciale nella vita. Di Agostino il lo spartiacque tra l'Agostino precristiano e l'Agostino cristiano. Allora Agostino si è convertito e sappiamo quanto la conversione sia un momento il momento decisivo della vita del cristiano. L'uomo nuovo prende il posto dell'uomo vecchio. La vera vita prende il posto di quella che non era una vita, che viene poi riconosciuta come una vita sostanzialmente priva di sapore e di senso. E infatti anche nelle scelte quotidiane chi si converte cambia rotta e anche Agostino è su questa linea. Avrebbe desiderato per esempio rinunciare alla cattedra come aveva rinunciato al matrimonio, ma mh, preferisce aspettare che le... ci sono le vacanze di lì a poco per non dare troppo nell'occhio. Non vuole far vedere che sta vivendo un momento di... di grande delicatezza. Finite queste vacanze a metà di ottobre fece sapere a ai milanesi che comunque lui voleva essere sostituito nell'insegnamento perché non poteva continuare nella professione per le difficoltà del respiro e per il dolore del petto. Non era soltanto un pretesto, effettivamente i suoi polmoni erano realmente affaticati dall'insegnamento e chi insegna sa quanto effettivamente il, il parlare mini, veramente affatichi. Eh, anche fisicamente, Agostino aveva effettivamente dei problemi di salute da questo punto di vista, anche se poi vivrà 76 anni e eh, vivrà una vita piuttosto, piuttosto lunga. Comunque, decide di lasciare l'insegnamento, fa sapere ai suoi superiori che questa è la sua volontà. E verso la fine di ottobre e primi di novembre si ritira, come si diceva, a Cassiciaco, che probabilmente è da identificare con l'odierna Cassago. Siamo in Brianza, non lontano da Milano, in una villa di campagna messa a sua disposizione dall'amico Verecondo. Ecco di nuovo la presenza degli amici, d'amico gli amici. Anche la conversione di Agostino avviene all'interno di un gruppo, all'interno di un gruppo di amici, c'era Lipio, c'era Ponticiano, c'erano altri. E infatti Agostino annota volentieri le persone care che erano con lui. E c'era la mamma, naturalmente, e come viene un po' da pensare come al Cenacolo no? dove Maria ha il ruolo di, di prima attrice, così in qualche modo è la madre di Agostino che ha questo ruolo dominante, ma poi ci sono il fratello Navigio. Trigenzio, Licenzio, con cittadini e discepoli miei e c'era anche quella Deodato, quel ragazzino, quel giovane figlio avuto da quella amante che sarà un grande era una grande mente e che purtroppo scomparirà giovane, morirà giovane. Bisogna aggiungere che c'era anche Alipio che era a Milano e che ora raggiunge questo gruppo a Cassago, in Brianza. Ecco, davvero molto importante questo discorso dell'amicizia in, in Agostino perché perché lo ha sentito, lo ha sentito tanto. Eh, ascoltate come in una lettera, nella lettera 83, Agostino si, eh, si sofferma a parlare dell'amicizia. Quando io trovo un uomo ardente di carità, che mi diventa in questa carità amico, allora qualunque pensiero io gli confidi, non lo confido ad un uomo, ma a colui, con la C maiuscola, eh, al quale è unito e nel quale mi è amico. E se un giorno da amico fidato mi diventasse nemico, cerchi pure di inventare qualcosa contro di me, purché non trovi nulla di che adirarsi. E questo si può ottenere dai veri amici, non già occultando, ma non facendo ciò che si vorrebbe occultare. C'è cioè un uomo che ha una grande sensibilità per l'amicizia. Io, ancora nella lettera 83 io, dice Agostino, mi getto interamente e senza riserva nell'amore degli amici. Agostino ha avuto un affetto straordinario per le persone che gli sono state accanto. L'amico della scuola, da del ragazzo, anche gli amici delle, nelle situazioni meno, meno profonde, nei momenti più frivoli della sua vita, poi i grandi amici della conversione, quelli che sono stati con lui, che hanno condiviso con lui questo momento importante. Io mi getto interamente senza riserva nell'amore degli amici. Specialmente quando sono affaticato dagli scandali del mondo. Com'è bello avere un amico a cui eh, con cui confidarsi, a cui parlare quando si è presi dalle mille angosce. E in quest'amore mi riposo senza affanno. Che bello il riposo nell'amore e nell'amicizia. Sento proprio che nell'amico c'è Dio, mi abbandono sicuro e sicuro mi riposo. E anche nelle confessioni, tornerà più volte sui temi a lui cari come quello dell'amicizia. Sentite che cosa si legge nelle confessioni. Tutto ciò che si ama negli amici, e si ama in modo che la nostra coscienza di uomini si sente colpevole se non risponde sempre con amore ad amore senza chiedere all'essere amato che prove di affetto. Tutto ciò si ama negli amici. Eh? Aveva parlato del valore, no? del, de, de, dell'amicizia, tutto questo, questo, questo gusto di stare insieme, si ama. E si ama in modo, dice, che la nostra coscienza di uomini si sente colpevole se non risponde sempre con amore ad amore senza chiedere all'essere amato che prove di affetto. Vengono di qui il lutto alla morte degli amici, le tenebre del dolore, il mutarsi della dolcezza in amarezza, il cuore zuppo di pianto e la morte dei vivi per la perduta vita dei morti. Quando muore un amico vero è dolore, è pianto, il cuore è zuppo, bella questa immagine, no? questa traduzione, il cuore è pieno di pianto, è inzuppato come una spugna di lacrime. Felice chi ama te, sempre Dio, l'amico in te, il nemico per te. Il cristiano è chiamato a amare anche i nemici. Allora, amare Dio, amare l'amico in Dio, amare il nemico per Dio. L'unico a non perdere mai un essere caro è colui che ha tutti cari in chi non è mai perduto. E chi è costui se non Dio nostro, il Dio che creò il cielo e la terra e li colma perché colmandoli li ha fatti? Nessuno ti perde se non chi ti lascia e poi chi ti lascia dove va, dove fugge se non dalla tua benevolenza alla tua collera? Ecco, cioè, Agostino vuol farci capire che anche l'amicizia alla fine trova la sua radice, il suo, il suo terreno solido in Dio, però ci vuol far capire che l'amicizia è un valore straordinario. E infatti lui vivrà questo, questo valore straordinario con i suoi amici nel ritiro di Cassisciaco in Brianza. Per rendersi un po' conto di che cosa si facesse, eh, di che vita si facesse in questo, in questo gruppo occorre fare un po' una distinzione. Da un certo punto di vista la vita di questo gruppo di persone in Brianza, Cassiciaco, trascorreva esternamente tranquilla, in una grande serenità campestre. Siamo in campagna, la Brianza dell'epoca agostiniana certamente non era eh, piena di smog probabilmente come lo è oggi o forse comunque non c'era tutto quello che... Perciò una quiete campestre, siamo in campagna. La giornata inizia, si iniziava e si chiudeva con la preghiera, evidente, era occupata dalle cure domestiche e da quelle dei campi da allora impegna, impegnative, no? Agostino ce lo fa sapere che non era semplice lavorare i campi. E poi c'era l'istruzione. Impartita ai discepoli, che erano appunto questo Trigenzio e questo Licenzio, e poi c'erano le discussioni filosofiche suscitate dal desiderio di penetrare il contenuto della fede. Agostino lo racconta così: Tale è, infatti, siamo in un'opera che si intitola Contra Academicos. E Agostino racconta, dice, tale è infatti la mia attuale disposizione che desidero di apprendere senza indugio le ragioni del vero, non solo con la fede ma anche con l'intelligenza. Ecco la saldatura, fede e intelligenza. La saldatura. Prima solo la ragione non basta, poi la fede è tanto, ora però tutte e due, la ragione che aiuta la fede e la fede che aiuta e illumina la ragione. Questo lui vuole. e Stando insieme agli altri cerca di approfondire con l'intelligenza, con la cultura, le motivazioni della fede. E allora torniamo in questa quieta comunità di Cassiciaco, dove si prega, dove si studia, dove si lavora la terra, ma dove si fanno anche dove si scrivono anche le lettere. Agostino ha lasciato un grande epistolario, straordinario, importantissimo, delle quali solo poche ci sono pervenute da questa sede. Agostino però è stato un grande scrittore di lettere, ne abbiamo, ne abbiamo molte, sono molto importanti. E poi meditazione assidua della Sacra Scrittura. Agostino si dice che stesse a tavola poco tempo, mangiava quanto era strettamente necessario, solo proprio per estinguere la fame, tanto che la battuta era che l'inizio del suo pranzo coincideva con la fine. Cioè era talmente breve che davvero appena si sedeva poi era il momento di rialzarsi. Qualche volta le discussioni facevano perfino dimenticare il pranzo. Eh? Sono eh, preso da, da, questa, da questa riflessione, questi amici, questo gruppo, tanto che ci si dimentica anche di andare a mangiare. E allora Monica, Monica, eccola, però la donna, molto attenta anche alle esigenze concrete della vita, Monica, la buona madre di tutti, interveniva. E Agostino ricorda, nostra madre, eravamo già in casa, cominciò a spingerci a pranzo con tanta foga che non ci fu più modo di discutere. Via, via ragazzi, a mangiare, ecco, me la vedo, no? Ce la vediamo questa donna saggia, intelligente, ma anche concreta, che dice, va bene, avete parlato, avete discusso, abbiamo pregato, la vita certo è fatta di cose importanti, ma è fatta anche di cose molto concrete. Andiamo a tavola, andiamo a mangiare. Però, dietro questa immagine importante, di vita comune, di vita normale, di vita quotidiana, c'è lo scorrere di una vita sotterranea, per certi aspetti ancora più significativa. Infatti, l'aspetto più vero della vita condotta a Cassiciaco però è tutto interiore. Quello che conta. Agostino è stato il maestro dell'interiorità. Ricordiamola sempre quella frase: in interiore, omine habitat veritas, noli forasire. Non andare via da te stesso, non uscire da te stesso. Red in te ipsum, torna dentro di te, torna in te stesso, perché dentro il tuo cuore, dentro la tua anima, dentro di te risiede la verità. Eh? Deum et animam, scire cupio, dirà Agostino. Desidero conoscere Dio e l'anima. L'anima perché? È, è l'interiorità, ma Dio è dentro l'anima, eh? la scintilla divina. Per cui tutta la vita di Agostino è, diciamo, giocata su due registri, paralleli. La vita esteriore, importante, il lavoro, le crisi, le difficoltà, l'amore carnale. E poi questo continuo, eh, incessante lavorio del cuore, dell'anima, questo incessante lavorio interiore. E anche nella quiete di Cassiciaco è così. La vita più vera è quella interiore. E su questa attività spirituale gettano degli sprazzi di luce eh, alcuni dialoghi. I famosi dialoghi agostiniani che sono sufficienti a capire. Perché no, eh, questo è, è molto importante seguire l'evoluzione interiore. Agostino si è confessato, ma non solo, cioè si è confessato ripiegandosi su se stesso e raccontando se stesso le sue le, i, i suoi temi, appunto i titoli, no? confessioni, dialoghi, le retrattazioni, i soliloqui. Cioè, ecco, Agostino è l'uomo dell'incessante dialogo con sé, con Dio. Tra sé e Dio, di sé con sé, di sé con gli amici, ed è un dialogo che la cui parte più profonda si gioca dentro, nell'interiorità. E dobbiamo seguirlo proprio nell'interiorità, Agostino. Guardate, tutte le volte che noi e siamo abituati a dirlo, no? Cioè, eh, come mi sento dentro, come ti senti dentro. Sì, ma come stai dentro? Ecco, quando noi diciamo questo dentro, e con questo dentro intendiamo dire il nostro cuore, il nostro animo. Noi rendiamo un omaggio a Sant'Agostino di Pona. Uno dei più grandi filosofi, l'inventore, se così potessimo dire, dell'interiorità. Perché la fede è conquistata da Agostino, perché la conversione a cui lui è giunto, non, non, non fa cessare la sua riflessione profonda. Agostino non smetterà mai eh, di pensare. E grande, certo, era stata, era serenatrice la gioia per aver conquistato la fede, però nel suo animo... Rimane, per esempio, che cosa? Il rammarico al ricordo del passato. Certe cose lo perseguiteranno un po' per tutta la vita, i peccati commessi, gli errori. Dicevamo no? di quelle cose anche piccole, fatte da ragazzo, il furto delle pere, qualche, qualche malestro, qualche, qualche bruttazione, ma non poi gravissima. E poi quelle più gravi, tipo la sua vita un po' dissoluta. Agostino non le dimentica. Gli sono nel cuore e il ricordo. Fa lacrimare il suo cuore. Le sue infermità morali ancora le, le, le rammenta. E così ecco, egli chiede a Dio una completa guarigione: tanto che le lacrime costituiranno il suo pane quotidiano. Le lacrime per aver ricordato quello che era stato il passato, ma anche per il ribollire dei sensi. Non ancora domati, piangeva. Agostino è un uomo carnale, profondamente carnale, e anche dopo la conversione, dopo le scelte più dure, più radicali, il corpo ancora reclama, il desiderio è forte, e, le, e, e lui ne soffre, e lui ne soffre. E questa sofferenza... Interiore aggrava anche il suo male interiore, no? il suo male esteriore. Abbiamo detto che era malato di polmoni, di petto. C'era qualcosa, qualcuno ha avanzato l'idea di malattie psicosomatiche. Oggi ci, eh, siamo abituati a parlare molto di questo, no? ma può anche darsi. Sicuramente c'è questo intreccio tra anima e corpo, tra vita interiore e vita esteriore, che in Agostino è molto ricco e lo rende anche molto vicino a noi. Allicenzo e Trigenzo che compiono un atto d'orgoglio, il maestro dice tra le lacrime di non infliggere altre ferite e per le sue ferite prega il Signore quasi tutti i giorni nelle lacrime. Eh? Sono lacrime di liberazione, lacrime di dolore, lacrime di, 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 di sofferenza. Trascorreva, così si racconta, così egli si fa sapere, metà della notte immerso nella meditazione, anche qui bagnata dalle lacrime. E l'ardore di queste meditazioni si effonde soprattutto nella lunga preghiera dei soliloqui, quella famosa opera di cui ho detto. Questo periodo che Agostino ricorda con dolcezza e gratitudine, però, fu ricco di grandi benefici divini, con i quali il Signore lo andava preparando al battesimo e a una vita di contemplazione. Si sta purificando, Agostino, è un momento di preparazione, è una vera preparazione alla conversione, a ricevere il battesimo, a ricevere Gesù Cristo. A entrare nella vita di Cristo. È un cammino sofferto ma anche gioioso. Le sue lacrime sono lacrime miste eh, al, al dolore e alla gioia, lacrime che si tramutano in speranza, lacrime per il passato, lacrime per il futuro, ma anche gioia, gioia profonda. E quando giunse il momento di iscriversi tra i battezzandi, quelli che dovevano ricevere il battesimo per sancire definitivamente l'entrata nella Chiesa. Agostino lascia il suo ritiro, deve prendere il battesimo, deve ricevere il battesimo, è il momento cruciale e torna a Milano. E a Milano, nella notte tra il 24 e il 25 aprile del 386, vigilia di Pasqua, ricevette il battesimo. Insieme con lui rinacquero in Cristo anche l'amico Alipio e il figlio Adeodato, che allora aveva 15 anni. Poco dopo Adeodato, il povero Adeodato dovrà abbandonare la scena di questo mondo, morirà lasciando un grande dolore nel padre. Nelle confessioni, Agostino narra con grande incisività gli effetti del battesimo e scrive così: E fummo battezzati, e fuggì da noi ogni affanno della vita trascorsa. Il battesimo ha lavato tutto, il battesimo ha purificato tutto, il battesimo ha sanato tutto. Il racconto di questo avvenimento decisivo ricorre di frequente nelle opere di Agostino. Agostino lo ripete più volte, soprattutto quando parla di Ambrogio, che egli dice, Agostino dice, Venero, Ambrogio, lo venero come un padre perché mi ha rigenerato in Cristo Gesù. Ora siamo di fronte a un Agostino pienamente cristiano. Ha ottenuto il battesimo, è un cristiano a tutti gli effetti, la sua vita è rigenerata e cominceremo a seguire questo Agostino cristiano che farà una grande strada, una strada che sarà anche una grande strada di fede e di testimonianza. Dopo il battesimo, Agostino cercò il luogo più adatto per concretare il proposito concepito al momento della conversione, quello di dedicarsi completamente al servizio di Dio e di vivere in comunità. Ecco, qui è interessante notare questi due poli essenziali della vita di Sant'Agostino, no? Dio e la comunità. E tutta la sua vita da convertito e da battezzato, da cristiano autentico, sarà spesa, tutta la sua vita sarà spesa proprio al servizio di Dio e al servizio degli altri, nell'amore di Dio e nell'amore degli altri. Questo è un po' il, il succo profondo della della vita di Agostino dopo la conversione avvenuta e il battesimo del 386. E allora eh, si consiglia con i suoi cari e alla fine la decisione è un po' forse sorprendente perché Agostino decide di rientrare in Africa. Verso la fine dell'estate lascia Milano e raggiunge Ostia, vicino a Roma ovviamente, per imbarcarsi per l'Africa. Stanno appunto in attesa con la madre dell'arrivo della nave che li porterà in, in alla terra, terra natia quando appunto eh, la donna improvvisamente si ammala e dopo, poco, dopo pochissimi giorni, all'età di soli 56 anni, muore. È una pagina bellissima, Agostino racconta la morte della madre tra le sue braccia ad Ostia, egli ha 33 anni. Siamo nel 387, sappiamo che cosa ha rappresentato la mamma per Agostino, sappiamo che cosa ha rappresentato Agostino per la madre, i due santi, la Chiesa Venera, lo ricordo anche la madre di Agostino come santa, i due santi rimarranno diciamo, inscindibilmente uniti nella carità cristiana e nell'amore nella, nell di figlio per la madre e nell'amore della madre per un figlio. E Allora, dopo aver reso l'estremo tributo d'affetto alla madre, Agostino ha un attimo di smarrimento, di ripensamento, torna a Roma e rimane un anno nella, nella grande città, nell'Urbe. Eh, però sappiamo poco di questo periodo, probabilmente lui intende approfondire la propria fede, è sempre teso a dare a questo cristianesimo ora veramente un nervo, un'ossatura forte e questa è la cosa che più gli preme, si dedica. Infatti, a studiare probabilmente, le consuetudini della chiesa romana, a visitare i monasteri, non dimentichiamo che Agostino e lo vedremo è un fondatore di un ordine religioso, di grande importanza, e di grande rilievo, perciò questa fase di studio degli ordini religiosi, dei monasteri sia maschili che femminili di Roma è molto importante. Eh, con, eh, ha modo di, di paragonare la vita esemplare dei religiosi cattolici con quella sregolata dei manichei e noi ormai abbiamo chiaro che cosa rappresentò il manicheismo per Agostino, qualcosa che lo seguì un po' per tutta la vita e dalla quale poi si liberò, sì, ma insomma gli rimase sempre un po' questa, questa traccia di aver frequentato quel mondo. La sua avversione per quella setta alla fine veramente è totale e si eh, risolve in un'opera polemica, eh? lo dice lui stesso, dice «Trovandomi a Roma già battezzato e non potendo sopportare in silenzio la tracotanza dei manichei, Agostino era uno anche che non le mandava a dir dietro, non aveva peli sulla lingua, era un personaggio piuttosto sanguigno e anche aggressivo, il giusto, quando intendeva colpire, diciamo così, l'avversario». La tracotanza dunque insopportabile di questi, di questi manichei che si gloriavano della loro falsa e fallace continenza o astinenza, come vedete siamo sempre di fronte al problema del, dei costumi etici, della morale sessuale, eccetera, con cui per ingannare gli ingegneri si preferiscono i veri cristiani, ai quali non sono neppure lontanamente paragonabili, scrissi due libri. Eccoli, il Demoribus Ecclesiae Cattolice, ovvero i costumi, intorno ai costumi della Chiesa cattolica e il demoribus manicheorum, ovvero i costumi dei manichei, e li mette proprio in, a raffronto per dimostrare come il cattolicesimo sia una dottrina incomparabilmente più alta e anche moralmente più elevata. In questa, durante questa permanenza a Roma Agostino scrive altre opere come probabilmente il Deco Antitate Anime e anche l'inizio del Delibero Arbitrio, due dialoghi importanti. Però, dopo una serie di eventi, nel nell'agosto del 388, eh, Agostino lascia Roma e alla fine concretizza il desiderio di tornare in Africa. Si ferma un po' a Cartagine, dove era stato a studiare, eccetera, e raggiunge poi la sua Tagaste. E dice di questo ritorno. In un modo ce ne siamo andati, in un altro siamo tornati. Come? A voler sottolineare di nuovo la grande differenza. Agostino se n'è andato eh, meditabondo, preoccupato, con sensi di colpa, magari anche spinto dalla voglia di far carriera, di, di trovare una soluzione alla sua vita, però certamente non soddisfatto, torna pienamente convinto, torna pienamente eh, diciamo anche soddisfatto della propria scelta. È un cristiano, è un cristiano autentico, ormai, il battesimo lo ha inserito nella vita di Cristo ora lui deve dedicarsi a tutto questo e allora eccolo ecco il programma di Agostino vende tutti i beni che aveva erano rimasti pochi, distribuisce e ricavata ai poveri classica scelta di chi si sta orientando verso un cammino di impegno, di ascesi di donazione totale e insieme ad alcuni amici che lo seguivano in questa, in questa scelta di vita ricordiamo prima di tutto Alipio ed Evodio si dedicò fuori dalla città, ai digiuni, alla preghiera e allo studio. Ritorna la dimensione dell'ascesi cristiana, digiuno, Agostino vi ricordate, detto, si diceva che eh, si metteva a tavola e si alzava nello stesso momento, tanto era breve e frugale il pasto, e di nuovo lo troviamo è ritornato in Africa a praticare una vita di ascesi, digiuno, preghiera, studio, queste sono le cose che lo rendono. Eh, Ormai lo rendono felice o quantomeno gli danno il senso di quello che egli deve fare. Questa è la sua missione. La regola più importante di quella piccola comunità, ispirata al ricordo dei primi cristiani e all'esempio dei monasteri visitati in Italia, era che nessuno doveva possedere niente in proprio, cioè completa comunione dei beni, ma tutto è proprietà comune, in modo che ognuno avesse secondo il, il bisogno in modo che ognuno avesse secondo il bisogno. Ma vedete, ecco, certe testimonianze su questa fase della vita Agostino ce le dà nelle sue opere. Faccio un esempio. Leggendo in un suo testo dedicato alla dignità dello stato vedovile, eh, cioè la, la, la dignità della donna che ha perso il marito, noi troviamo queste parole. Agostino dice, anche i digiuni, le veglie, che sembrerebbero pratiche piuttosto fasticose, si trasformano in fonti di gioia spirituale. Basta che non nuocciano la salute e si trascorrano nella preghiera, nella salmodia, nella lettura e nella meditazione della legge di Dio. Cioè, chi ha veramente fede, chi crede profondamente in queste cose, non sente la fatica del digiuno, non sente la fatica della veglia. Certo, senza esagerare. Quando uno ama, ecco di nuovo Agostino dell'amore, cioè tutto quello che il cristiano fa, Agostino cristiano fa, è lo fa per amore, cioè non lo fa per obbligo, beh, io beh, devo digiunare ma guarda un po' cosa mi tocca fare, sì certo sente la fatica di questo ma anche ne è profondamente convinto, tanto che ancora scrive, quando uno ama le fatiche non sono in alcun modo pesanti, anzi recano soddisfazione. Se pensi ai cacciatori, ai pescatori, ai vendemmiatori, agli sportivi, ovvero gente che dedica Tempo, fatica loro, alle loro passioni, ai loro, ai loro interessi e non, sente, e non sente tutto il peso di questo. No? Lo sportivo si sottopone ad allenamenti massacranti pur di riuscire e lo fa volentieri. L'importante è l'oggetto che si ama. Dunque Agostino dice se io amo Dio, se io amo la vita cristiana, non sento la fatica, la noia, il disturbo della preghiera, dello studio, della meditazione, del digiuno, eccetera. Per il resto, quando si ama, non si fa fatica. O, se si fatica, questa stessa fatica è amata. Nota bene, allora, quanto sia sconcio e quanto triste che si provi gusto a lavorare per prendere la selvaggina, per riempire la borsa, per lanciare la palla e non lo si provi per raggiungere Dio. Dice, ma se si è disposti a sottoporsi a fatiche enormi per uno sport, per un andare a caccia, pesca o per coltivare un qualsiasi hobby, quello che noi oggi chiameremmo hobby o passatempo, dice Agostino. Quanto di più dovremmo accettare con gioia le fatiche di un'autentica vita cristiana? E ancora, sempre, portando avanti queste riflessioni, Agostino ci dirà: tutto ciò che è penoso nei precetti lo rende dolce la carità. Certo, se la fede è ridotta a una serie di ordini è insopportabile, se il cristianesimo è ridotto a una serie di precetti non ci si fa a, a, ad accettarli, ma se è carità, se è amore. Dice Agostino nei discorsi, considerate quanto soffrono gli amanti senza far caso alle loro sofferenze e tanto più soffrono quando è loro tolta la possibilità di soffrire, cioè siamo disposti per tante cose. Chi veramente ama, chi veramente si dedica a qualcosa non sente, non sente la sofferenza. E non a caso ecco che allora questa comunità che si va creando lì in Africa dopo il ritorno di Agostino è una comunità che vive un'intensa e profonda contemplazione, è una comunità che vive in una sorta di oxium sanctum, ovvero santa tranquillità, no? Dice: scrive Agostino a un amico delle verità che Dio rivelava alla sua intelligenza nella meditazione e nell'orazione faceva parte è presente agli assenti ammaestrandoli con discorsi e con libri cioè siamo in, una, in un clima di serenità di pace, di santa tranquillità cioè non dobbiamo pensare almeno così Agostino parla di sé e di questi amici, non dobbiamo pensare a un gruppo di persone che si macerano, che eh, soffrono contro voglia, che patiscono le pene dell'inferno pur di rimanere fedeli, no, sono persone che sentono di avere scoperto il, il, il segreto della loro felicità, della loro vita, che è questa fede nuova, questo appartenere a Cristo, questo essere completamente, completamente fedeli al Vangelo e l'avere scoperto questo li conduce a una santa tranquillità, ad un nozum sanctum, no? Uh, questo è veramente molto, molto interessante, no? ecco. è la nascita di questo primo monastero eh, agostiniano, una, una sorta di, di inizio di questo ordine con, eh, con queste caratteristiche, digiuno, preghiera, ma anche momento culturale. Agostino è un intellettuale, lo rimarrà per tutta la vita, è stato un retore, un filosofo, ha, ha, ha saputo amava la letteratura, ricordiamo fin dai tempi delle sue prime letture di Virgilio. Per cui non poteva mancare nella, nella, nella strada che egli indica a sé e ai suoi amici per, per attuare il Vangelo, non poteva mancare la componente culturale, la componente della riflessione. E questa, infatti, non, non mancò. Ed è molto bello questo qui, no? dice: Ma quella pace così vagheggiata da Agostino non era perfetta. I cittadini affidavano ad Agostino troppi incarichi, da cui egli, sempre amabile, non sapeva esimersi pur soffrendo. Ecco, io qui mh, introduco una questione che poi ritroveremo con, con forza. Agostino, tornando in Africa. Comincia a imporsi come una personalità di riferimento. Chi lo conosce va da lui, scrive a lui, eh, se ci sono dei problemi ci si reca da Agostino per risolverli, si va a chiedere consiglio, e questo in qualche modo contrasta con quell'ideale di vita appunto serena, scetica, tranquilla. Però Agostino non sa sottrarsi. Vedremo che quando diventerà vescovo, e non c'è tanto perché di lì a poco Agostino per una serie di coincidenze anche particolari, diventerà vescovo di Ippona, non lontano da Tagaste, quando Agostino diventerà vescovo, oltre a dover, a, a tutte le incombenze tipiche di un vescovo che ha le sue responsabilità ecclesiastiche, Agostino diventa in qualche modo il punto di riferimento dell'intera città e lo, andranno lì addirittura i, i fratelli che litigano per un'eredità, le famiglie in difficoltà, perché è l'uomo che ti dà fiducia, è l'uomo che ti ascolta, è l'uomo che risolve i problemi. E infatti eh, per arrivare a questo c'è un passaggio molto interessante. Il passaggio è quello di un eh, viaggetto non lungo, eh, perché tra Tagaste e Ippona non ci sono molti chilometri, in viaggio che Agostino sul principio dell'anno 391, per cui è un uomo non ancora quarantenne, 37 per l'esattezza, il viaggetto che Agostino, 37, fa a Ippona per cercare dove potesse fondare un monastero e per vedere un amico che sperava di poter conquistare alla vita monastica. Allora va a Ippona per vedere se c'è un terreno adatto, una zona adatta dove fondare un monastero e per incontrare un amico da coinvolgere in questa avventura. La gita, la gita chiamiamola così, cioè il viaggio la, eh, a Ippona rappresenterà una svolta decisiva nella vita di Sant'Agostino. Ancora per capire questo spirito che anima Agostino, questo spirito d'amore di Caritas, eh? questo spirito di amore, è interessante leggere alcune cose. Lui Agostino è stato uno scrittore fecondissimo, ha scritto tantissimo. Io dove abbia trovato tutto questo tempo, davvero a volte è un mistero, perché ne ha fatte mille in epoca in cui i mezzi non erano così rapidi come quelli odierni, ma ha scritto tantissimo. Allora, per esempio, no? se noi vogliamo capire il significato delle sue scelte, ricorriamo, non so, a un brano tratto da, da un'opera che si intitola Commento alla prima lettera di San Giovanni. Cosa dice Agostino? Riprendendo anche quello che abbiamo detto prima, le sue scelte non sono mai scelte dettate ora da Cristiano da, dalla coercizione, ma dall'amore, anzi, tardi, tardi, l'abbiamo letto, tardi, l'abbiamo visto, tardi ti amai, dice Agostino, tardi ti amai, o oh bellezza, no? Si rivolge a Dio. E sentite che cosa... Cosa si legge nel commento alla prima lettera di San Giovanni? Se ci sarà in voi l'amore del mondo, non potrà esservi l'amore di Dio. Conservate l'amore di Dio affinché resistiate in eterno, così come Dio è eterno. Ciascuno è tale quale l'amore che ha. Vorrei sottolineare di nuovo questa espressione agostiniana contenuta nel commento alla prima lettera di San Giovanni. Ciascuno è tale quale l'amore che ha. Cioè non sei cristiano per dovere, per obbligo perché te l'hanno detto, ma sei cristiano perché ami, perché ami Cristo, perché ami la verità. Perché ciascuno è quello che è il suo amore. Quando Agostino amava la dissolutezza e gli dice la carnalità, il successo, il potere, il denaro, il piacere, era quello. Oggi ama Cristo e perciò cerca di conformarsi a Cristo. Ami la terra? Dice ancora Agostino sarai terra. Ami Dio? Dovrei concludere tu sarai Dio, ma non oso dirlo e perciò, però la scrittura ci viene in aiuto. Io ho detto voi siete dei e figli tutti dell'Altissimo. Dunque se dunque volete essere dei e figli tutti dell'Altissimo, non vogliate amare il mondo e ciò che si trova nel mondo. Allora qui Agostino dà un insegnamento duplice, ma tutto basato su questa convinzione: tu sarai ciò che ami. Ami il mondo, sarai simile al mondo. Ami il denaro, ami il piacere, ami il potere. Sarai queste cose qui, inseguirai queste cose qui. Ami Dio, sarai simile a Dio. E ancora, si legge per esempio nelle confessioni, è sempre Agostino che si rivolge a Dio. Che amo quando amo te? Non una bellezza corporea, né una grazia corporale. Non lo splendore della luce così caro a questi miei occhi. Non le dolci melodie dei canti modulati, non la fragranza dei fiori degli unguenti, degli aromi, non la manna o il miele, non le membra desiderate agli amplessi della carne. Non questo amo quando amo il mio Dio. Ecco, la scoperta della caritas, eh, dell'agape, cioè di un amore nuovo, l'amore cristiano. Eppure, eppure, insiste Agostino, amo una sorta di luce e voce e odore e cibo e amplesso nell'amare il mio Dio. Luce voce, profumo, cibo, amplesso dell'uomo interiore che è in me, ove splende alla mia anima una luce non trattenuta da limiti, ove risuona una voce che il tempo non affievolisce, ove olezza un profumo che il vento non disperde, ove si gusta un sapore non attenuato dalla voracità, ove si stringe un abbraccio che la sazietà non allenta. Questo amo, quando amo il mio Dio. Agostino ha scoperto che il cristianesimo è amore. Agostino ha scoperto che il cristianesimo è amore. E ha scoperto che l'amore è amore di tutto e di niente. Perché quando ami Dio, in qualche modo rifiuti tutto il resto, oppure forse meglio dovremmo dire recuperi tutto il resto della vita. Allora è vero che Dio non è eh, luce, non è odore, non è sapore, ma è anche vero che in Dio io amo, dice Agostino. E la luce, e il profumo, l'amplesso, e l'amore, perché in Dio trovo ancora e tutto di più, questo è, è, è fondamentale. Tanto che poi Agostino arriverà alla, alla, a un'altra delle sue celebri espressioni. Agostino è un filosofo che ha dato origine a tante possibilità eh, di, di frasette anche molto isolate, molto belle nei biglietti d'auguri, nelle partecipazioni eh, non so, a eventi felici, matrimoni, battesimi, ordinazioni sacerdotali. Per esempio, c'è la celebre frase Ama et fac quod vis, che tradotto significa ama e fa ciò che ti pare, fai ciò che vuoi, perché chi ama, non potrà fare che il bene, quando ami davvero non farai mai del male. È la filosofia dell'amore, è la teologia dell'amore, è Agostino filosofo dell'amore. Allora Agostino è a Ippona, entra per caso nella basilica, mentre il vescovo della città Valerio esponeva al popolo la necessità di un presbitero, cioè di un prete. C'era bisogno di un prete, anche allora no? era necessario che ci fossero i preti. I fedeli allora, che conoscevano per fama la santità e la dottrina di Agostino, notata la sua presenza, con un procedimento tumultuoso, eh, tumultuando, facendo un po' di chiasso, è una cosa che a quei tempi si usava, lo afferrarono e lo presentarono al vescovo, chiedendo ad alte grida che venisse ordinato lui, sacerdote, Agostino. E Agostino. È veramente smarrito. Avrebbe voluto continuare la sua vita di studioso, di uomo di preghiera, di silenzio. Aveva paura, fa tutto il possibile. Aveva paura di questo nuovo incarico. Fa tutto il possibile per dire: no, non mi prendete, per esimersi. Ma il popolo non sentì ragioni. Ed egli, piangendo, dirottamente, Agostino ha pianto molto. Dobbiamo dirlo davvero. Queste lacrime di liberazione, lacrime di commozione, lacrime di, di amore, lacrime di paura, lacrime di pentimento. E anche in questo caso, in mezzo alle lacrime. Accetta. Alla fine ha capito, dice, è Dio che vuole questo, dice, addirittura un segno del volere di Dio fu quella stessa, proprio lo presero di peso, si direbbe, no? E lo fecero diventare prete. E quanto quella scelta fosse stata felice, si vide immediatamente, il nuovo sacerdote si mise subito a lavorare, con zelo, con successo, non solo a Ippona, ma tutta la chiesa d'Africa, con il suo esempio sotto la sua guida, comincia a riprendere, a riprendere vigore, è una cosa veramente molto molto importante. Fonda un monastero di laici dove visse gli stesso insieme ad altri. Questo monastero diventò a sua volta seminario per i sacerdoti. Continua le sue grandi polemiche, lo vedremo molto importante, contro i Manichei e comincia la lotta contro i Donatisti, che spiegheremo più avanti. Se non che l'avventura non finisce qui. Veramente, da un certo punto di vista, la vita di Agostino è un susseguirsi di eventi incredibili, viaggi, spostamenti. Situazioni drammatiche, no? è quasi un romanzo, ha no? qualcosa di romanzesco. E qual è la svolta finale? Che non solo Agostino è prete, ma di lì a poco Agostino viene ordinato vescovo. Vescovo mentre il popolo giubila, è felicissimo. Siamo tra il 395 e il 397, non abbiamo una data precisa, e comunque Agostino diventa vescovo. Alcuni sono propensi a ritenere che questa elezione e questa consacrazione episcopale risalga al 396. 42enne, Agostino diventa vescovo di Ippona. Guardate, sarà talmente profondo l'attaccamento di Agostino a Ippona che noi oggi lo conosciamo come Sant'Agostino di Ippona, eh, pur essendo nata a Tagaste, per cui eh, fu tanto l'affetto e, la, e il legame che gli stabilì con la diocesi di cui fu vescovo che la storia ormai lo ricorda come, con il nome legato al nome della sua diocesi. Questo per dire quanto fu importante per Agostino quel trentennio circa di episcopato a Ippona. Agostino dunque sarà vescovo di Ippona per 34 anni. Vedremo che Agostino muore nel 430, è vescovo probabilmente dal 396, oltre 30 anni di episcopato, quasi 35. E cosa fa Agostino da vescovo? Mamma mia, incredibile l'attività, incessante. Allora, innanzitutto l'attività ordinaria, che allora prevedeva un sacco di cose, per esempio l'attività giudiziaria. Allora i cristiani o chiunque poteva interpellare il vescovo e lui doveva rispondere, per un... dedicare molto del suo tempo eh, a questo lavoro, proprio rispondere, istruire, eccetera. Cioè, proprio doveva rispondere ai problemi della gente. La gente andava dal vescovo e il vescovo doveva... Ascoltare e risolvere e dare consigli e dirimere questioni. Poi, Ministero della Parola, si dice che Agostino predicasse abitualmente due volte alla settimana. Prediche, perché la predica? La predica era il modo per insegnare il cristianesimo alla gente e un vescovo deve fare una predicazione semplice, limpida, immediata, eh? ardente, profonda, grande predicatore. Siamo di fronte, questo diciamolo pure, al di là di tutto, al di là di ogni discorso di fede o altro, siamo di fronte a uno dei grandi... Geni dell'umanità, insomma, Sant'Agostino aveva delle qualità eh, straordinarie, scrittore, predicatore, parlatore, insomma, Tra l'altro, veniva da, una, da uno studio della retorica, dell'eloquenza che lo aveva Allora, predicava benissimo, no? Eh, predicava benissimo. E la gente applaudiva, applaudiva, eh? anche se a volte lui è sferzante. Eh? Dice, eh, lo so che siete qui alla messa, ma intanto il cervello e la testa ce l'avete alle feste fuori, come si direbbe oggi, come direbbe un qualsiasi no. Per dire, però. Sostanzialmente Agostino era un predicatore ascoltato, un predicatore acclamato, tanto che spessissimo le sue prediche erano interrotte addirittura dagli applausi. Era una cosa davvero importante. Ecco. E addirittura qualche volta chiudevano il discorso le lacrime del gregge del pastore, cioè era tanta la commozione, il fervore che si arrivava persino alla commozione totale. No? Alla, alla commozione totale. Poi Agostino doveva amministrare i beni ecclesiastici. Ah, non c'era dubbio, non amava questa cosa. È chiaro, un uomo di studio, un uomo di preghiera, un, una sceta, devi metterlo in mezzo alle questioni economiche, eccetera. Però sapeva che era importante. Non si poteva, eh? Dice, se potessi farlo senza venir meno al mio, al mio dovere, vorrei disinteressarmene, e gli scrive in una lettera, di questo compito economico, amministrativo, no? Eppure c'era anche questo da fare. E ancora, aveva grande cura dei poveri. Solo ciò che si dà in elemosina non perisce, scrive Agostino. Era molto attento a questi bisogni dei poveri, non, non, era, era molto molto attento e sapeva che un vescovo doveva dare un esempio importante da questo punto di vista. No? Per cui era pieno di impegni e nonostante tutto questo non tralasciava un'altra serie enorme di cose. Per esempio la visita agli infermi. Queste sono notizie storiche, noi le abbiamo. Potranno essere state enfatizzate, chissà, ma comunque il fondamento di verità è in dubbio allora oltre a tutto quello ascolto, questioni eh, attività amministrativa, predicazione cioè, allora, i malati appena correva la difesa degli umili e dei poveri, dei piccoli, e la, la raccomandazione presso le autorità civili. Eh? Pensate, la famosa raccomandazione di cui oggi tanto si discute. Anche allora però la faceva in maniera eh, molto positiva, cioè andava a raccomandarsi perché si tenesse conto dei bisogni, delle difficoltà, delle sofferenze delle persone. Nei confronti del clero, voi sapete che si sa che uno dei compiti più delicati di un vescovo è. Quello di curare i rapporti con il clero. Non sempre facile compito, compito spesso difficile. Agostino cerca di fare de del suo meglio e riesce, fu paterno, largo di fiducia. Poi organizza il monachesimo, addirittura da pura il monachesimo si diffonde per tutta l'Africa. No? Guardate, c'è cioè una mole di lavoro impressionante, questo ha colpito sempre tutti. Uomo che dormiva pochissimo, che non si dedicava a nient'altro che a queste cose, che aveva proprio un, anche una, una forza interiore, nervosa, mentale, sicuramente straordinaria, spinto dalla santità, dall'ascesi. Ed è davvero interessante vedere un vescovo che lavora a questo livello in quest'Africa difficile e vedrete quanto, perché ora vedremo che Agostino ha anche dei compiti non facili, dei compiti ingrati, dover per esempio reprimere gli errori e le eresie. Vi era poi un'altra attività che occupava Agostino quotidianamente, noi l'abbiamo già citata eh, più volte perché abbiamo anche preso ad esempio, ed era quella di scrivere le lettere. Quotidianamente la corrispondenza costituiva per Agostino un peso molto molto grave, però si doveva rispondere. Perché c'erano confratelli vescovi, preti, persone che scrivevano a questo Agostino nella speranza e con la fiducia che questi gli desse una risposta. E lui non mancava di farlo, eh? non mancava di farlo. Gli arrivavano lettere dappertutto, personaggi illustri ma anche oscuri fedeli. Da ogni parte dell'impero si era sparsa talmente la fama di quest'uomo, che da tutte le parti dell'impero romano, enorme, arrivavano lettere ad Agostino perché rispondesse, perché desse dei consigli. E poi c'erano le riunioni dei vescovi, le riunioni dell'episcopato africano, alle quali egli prendeva parte attiva e vivacissima perché abbiamo come dire i verbali di quelle riunioni e si sa che Agostino interveniva, prendeva la parola, diceva la sua. Ora, qui sembra quasi di raccontare una, una specie di, 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 di romanzo, di avventure, però è la realtà. Agostino faceva tutte queste cose, il vescovo Agostino di Ippona faceva tutte queste cose e le faceva con un impegno straordinario. Qual dove trovasse tutto il tempo la forza e il coraggio davvero a volte ce lo, siamo, ce lo chiediamo se lo chiedono gli stessi studiosi però sono cose attestate dai documenti cioè non è che uno la mattina si è alzato e si è inventato c'è cioè Agostino faceva questo ci sono i documenti, la partecipazione di Agostino ai concili dell'Africa è attestata da, da documenti senza discussione e tra le cose che eh, egli sente tra i doveri che avverte come primari c'è quello della repressione, della lotta contro le eresie. Siamo in un momento delicato fra il IV e il V secolo, cristianesimo nascente, tante deviazioni, tanti errori, tante eresie, c'è cioè bisogno di, di camminare sulla retta strada. Agostino, che sente fortemente, avendo sperimentato lui tutti i rischi delle deviazioni, degli errori, delle eresie, si impegna in maniera molto pesante e molto, molto attiva in questo lavoro di repressione e di lotta contro le eresie. E quali sono le eresie che Agostino si trova a dover, a dover eh, combattere? Il manicheismo ancora, perché il manicheismo si era molto diffuso, lui lo conosceva bene ci si era impantanato diciamo per un lungo periodo della sua vita poi era rimasto deluso, ci era tornato insomma tutta una serie di cose che sappiamo e allora da vescovo si impegna contro il manicheismo, sostenendo pubblici dibattiti, contraddittori pubblici come sarebbero oggi le nostre tribune politiche eh, diciamo altro, Agostino incontra rappresentanti del manicheismo e li sconfigge verbalmente dimostrando la falsità delle loro posizioni ma c'era un'altra eresia drammatica che stava sconvolgendo tutta la Chiesa d'Africa, si chiama donatismo. Cos'era questo donatismo? Chi erano i donatisti? I donatisti erano un gruppo di scismatici, cioè di persone che si stavano allontanando dalla Chiesa. È un'eresia che si diffonde appunto intorno al IV secolo. Da che cosa fu originato questo movimento? Fu originato dal fatto che alcuni cristiani durante le persecuzioni avevano consegnato ai persecutori libri e oggetti sacri, insomma avevano ceduto si erano piegati alla persecuzione magari per paura, erano chiamati traditores proprio perché dal latino avevano consegnato eh, certe cose sacre ai, ai, ai persecutori. E eh, questo movimento donatista sosteneva che questi peccatori dovevano essere ribattezzati e che il battesimo conferito da un eretico, da un peccatore non era valido. Agostino è preoccupatissimo. Se i sacramenti devono valere, in virtù della personalità di chi li eh, amministra, addio, è finita. Perché chi saprà mai se colui che mi dà il sacramento è una persona degna o indegna? Io vado da un, da un prete a farmi battezzare, sono sereno. Poi la vita privata del prete è un problema della sua coscienza, della sua bontà. Ma per me quel, quel, quel battesimo è valido. Invece i donatisti mettevano in dubbio che i sacramenti amministrati da questi traditori, se da questi che avevano tradito la fede, fossero validi. Agostino capisce che dietro c'è un problema che va invece risolto, perché sennò no la Chiesa rischia di andare nei guai grossi da questo punto di vista. E allora grande battaglia contro il donatismo. Eh? Lui non volle comunque che la repressione fosse affidata all'autorità imperiale, insomma, però si adoperò in maniera formidabile per, per estirpare questa che effettivamente egli vedeva come un'eresia molto pericolosa per la Chiesa africana e per la Chiesa tutta. Ma quella che forse da un certo punto di vista gli dette maggiore, maggiore preoccupazione fu un'altra eresia, quella che prende il nome da un grande personaggio. Grande anche perché era un uomo, si racconta, di alta statura e di, e di corporatura molto, molto robusta. Si chiamava Pelagio, era un monaco britannico che predicava una, una dottrina un po' particolare che riscoteva un grande successo. Era un grande predicatore, anche Pelagio. Era un uomo di profonda cultura e intelligenza e di grande, e di grande capacità eh, di, di affascinare le genti. Cosa predicava Pelagio? Beh, Pelagio predicava una cosa sottile. Cioè, il Pelagio diceva che se l'uomo avesse voluto, ma il cristiano anche avesse voluto, no? eh, impegnandosi con tutte le sue forze, con, le sue, con, con la sua volontà, sarebbe riuscito ad essere un buon cristiano. Agostino, che cosa vede dietro questo? Agostino vede niente meno che la fine del cristianesimo. Perché? E l'inutilità del cristianesimo. Se. L'uomo può farcela con le sue forze. A che cosa è servito il sacrificio di Cristo? Che cosa è servita la morte e la resurrezione del Signore? Chi è che salva? È Dio che salva o è l'uomo che si salva da solo con le proprie forze? Se si segue Pelagio fino in fondo, Agostino dice: si va a finire nell'eresia di chi pensa che l'uomo possa salvarsi con le proprie forze. E questo assomigliava tremendamente alle dottrine dei saggi antichi, gloriosi, importanti, ma che non avevano niente a che vedere da un certo punto di vista con il cristianesimo. L'avevano predicato Epicuro, gli stoici, l'avevano predicato, predicato eh, lo stesso. Socrate, cioè grandi uomini, che avevano detto che se l'essere umano ce la mette tutta con la sua virtù, con il suo impegno, può salvarsi. Agostino capisce che così il cristianesimo può chiudere bottega, eh? salta tutto. Perché è soltanto la fede in Cristo che salva, cioè è Cristo il Salvatore, è Dio che salva gli uomini attraverso il sacrificio di Cristo. E allora la battaglia antipelagiana lo impegnò in maniera formidabile, anche perché sia Pelagio che poi i suoi seguaci erano molto bravi, erano molto bravi. Per esempio c'era un certo Giuliano di Eclano che sapeva sostenere molto bene le sue posizioni. E Agostino Passa molta del, molto tempo eh, in quegli anni a, a, a fare battaglie veramente durissime. Eh, contro, contro questo, questo pelagianesimo, discorsi, scritti, contraddittori, dibattiti, perché capite, se ha ragione Pelagio, dice Agostino, il cristianesimo eh, non serve più. Allora, eh, per esempio, la grazia di Dio, Agostino è stato detto più volte il teologo della grazia, perché la grazia? Perché Agostino è convinto che soltanto il dono di Dio, che si chiama grazia, può dare all'uomo le forze, la, la forza, la capacità di, di salvarsi, e poi alla fine è Dio che ti salva, non sei tu che ti salvi. Ecco, questa è un po' come dire l'ultima grande battaglia tra le tante che Agostino ha combattuto. Però la sua vita stava declinando, stava declinando piano piano e verrà nominato il suo successore. E quando sono tre mesi che i vandali di, di Genserico stanno assedando la sua Ippona, Agostino nella notte tra il 28 e il 29 agosto del 430 eh, muore dopo essere stato colpito da delle febbri, non meglio identificate, dopo una breve malattia tra il 28 e il 29 agosto del 430. Alla tarda età, per allora tarda età di 76 anni, circondato dai vescovi delle regioni, delle regioni vicine, rifugiatisi a Ippona perché c'erano i barbari che stavano in qualche modo, questi vandali che stavano assediando le città, lasciò questa terra. E se ne tornò al padre. Aveva 76 anni, la sua vita era stata davvero una vita eh, incredibile, piena di, di eventi, di, di, di straordinarie cose che l'hanno reso uomo, uomo emblematico. Così Prospero di Aquitania annota nella sua cronaca il vescovo Agostino, in tutto eccellentissimo, muore il 28 di agosto, mentre fine negli ultimi giorni della sua vita e sotto gli attacchi dei vandali assedianti sta rispondendo ai libri di Giuliano, che era un pelagiano, continuando così a difendere gloriosamente la grazia di Cristo. E noi domani, riprendendo il nostro discorso alle 8 della sera di Agostino, diremo ancora alcune cose su quest'uomo che ha combattuto tante battaglie, probabilmente cioè in realtà una sola, quella che i cristiani chiamano la buona battaglia, cioè la buona battaglia del Vangelo. Ed è proprio, proprio l'esperienza della caduta dell'impero romano. Abbiamo detto che Agostino muore quando Ippona è assedata già da tre mesi dai Vandali, siamo nel 430. Ed è proprio questa esperienza della caduta dell'impero romano che permette ad Agostino una delle sue riflessioni più drammatiche e più alte. La riflessione sulla storia e, se volete, in qualche modo anche sulla vita politica. Nel 410 era successo un evento sconvolgente, i Goti di Alarico avevano saccheggiato Roma, Roma, la città, l'urbe, la città eterna, no? e pensare a Roma saccheggiata dai barbari è veramente il pensiero di questo, di questo sacco di Roma, aveva sconvolto gli uomini e le generazioni che vivevano in quel momento, no? e come al solito accade in questi, in questi casi si va anche a cercare un po'... La colpa, le colpe, le responsabilità, i motivi, perché Roma, la grande Roma che non, che non tramonta mai, ora è in mano alle soldataglie, eccetera. Alcuni avanzano un'ipotesi. La colpa è dei cristiani, la colpa è del cristianesimo. Sono loro che hanno indebolito con la nuova religione la compagine imperiale, hanno indebolito Roma e perciò hanno costituito un grave danno per la storia e per, e per le vicende dell'impero. Agostino scende in campo. Agostino non può tacere. Ma non può tacere non solo per diciamo così per, per partigianeria, ma perché lui è convinto che il cristianesimo sia, semmai, una forza propulsiva nella storia, sia qualcosa di positivo, non certo di negativo. E allora Agostino risponde, vuol rispondere a questa accusa, e lo fa scrivendo la sua opera più grande: cioè più grande, più vasta, più ampia sicuramente anche una tra le più grandi nel senso del valore. Eh, ma certamente la più, la più vasta dal punto di vista proprio della consistenza e della lunghezza. Si chiama De Civitate dei. È la città di Dio, scritta in un arco di tempo piuttosto lungo, tra il 412 e il 426, il sacco di Roma del 410. Due anni dopo Agostino mette mano a quest'opera, poi ha molte cose, come abbiamo visto, da seguire, molti eventi, molte vicende. La concluderà solo nel 426, ma è un grande capolavoro. Cosa, cosa dice Agostino in quest'opera? In quest'opera egli afferma che la vita dell'uomo singolo è dominata dall'alternativa fondamentale, vivere secondo la carne oppure vivere secondo lo spirito. E quando si dice carne non si dice soltanto sessualità, fisicità, si dice potere, denaro, successo, violenza, aggressività. E quando si dice spirito si dice bontà, mansuetudine, così nel linguaggio cristiano, così nel linguaggio agostiniano. E questa stessa alternativa, spirito e carne, domina anche la storia dell'umanità. E infatti, secondo Agostino, e questa è la prima grande filosofia della storia che viene scritta, e qui dobbiamo fare una piccola parentesi, il mondo classico, il mondo antico, non aveva conosciuto una filosofia della storia, perché non aveva di per sé il senso della storia come la intendiamo noi, come una sorta di movimento che da un punto iniziale va verso un punto finale. Aveva più l'idea di una ciclicità, di un ritorno della storia, no? di una, di una, di una eh, circolarità. Perciò non c'era una filosofia della storia nel senso in cui la intendiamo noi oggi. E il primo grande documento di filosofia della storia è proprio il Decimitate Dei di Sant'Agostino, nel quale allora riprendendo il discorso che ho interrotto un attimo fa nel quale Agostino, questo capolavoro, nel quale Agostino dice che come per l'uomo vale l'alternativa carne o spirito, questa stessa alternativa vale nella storia e vale per la città o per i regni. Regno della carne o regno dello spirito? Città terrena o città del diavolo, che è la società degli empi, e mentre la città celeste è la città dei giusti, dei buoni? Queste due città, tanti bene, che si affrontano lungo tutta la storia non sono chiaramente visibili e riconoscibili, non sono mai nettamente divisi i loro campi e le loro azioni. Nessun periodo della storia, nessuna istituzione è dominata completamente dall'una o dall'altra delle due città. Questo è molto interessante, perché non è detto che laddove si pensa che siano tutti abitanti della città di Dio ci sia invece qualche abitante della città demoniaca, e viceversa, laddove sembra che tutto sia dominato dal demonio, può darsi che non sia così. Questa è una riflessione molto profonda. Nessun periodo della storia, allora dicevamo, e nessuna istituzione è dominata esclusivamente dall'una o dall'altra sono mescolate queste due città. Esse non si identificano mai con i particolari elementi da cui la storia degli uomini è costruita, perché dipendono da ciò che ogni singolo uomo decide di essere. Perché detta in latino, poi la traduciamo subito, ma diciamola, no? amor sui l'amore di sé, fino al, de dei, fino al disprezzo di Dio Genera la città demoniaca, mentre l'amore di Dio fino al disprezzo di sé genera la città celeste, la città dell'amore. L'amore di sé portato fino al disprezzo di Dio è terrestrità, è peccato. L'amore di Dio portato fino al disprezzo di sé genera la città celeste. Quella, quella terrestre, aspira alla gloria degli uomini. Questa mette al di sopra di tutto la gloria di Dio testimoniato nella coscienza. I cittadini della città terrena, questo è Agostino eh, che scrive, i cittadini della città terrena sono dominati da una stolta cupidigia di predominio che li induce a soggiogare gli altri, ecco le lotte, ecco le guerre, ecco le cattiverie, ecco le, 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 le prevaricazioni, no? perché tutti vogliamo affermarci, mentre invece i cittadini della città celeste si offrono l'uno all'altro in servizio con spirito di carità e rispettano docilmente i doveri della disciplina sociale. Però... Nessuno ce l'ha il contrassegno, nessuno ha scritto qui sul petto, ha un segno sulla fronte che dimostri eh, a quale delle due città appartiene. Questo è molto, è molto interessante, no? È molto interessante. Tra l'altro questa distinzione non deve far pensare che necessariamente Agostino pensi che lo Stato è la civitas diabolica, cioè lo Stato con i suoi strumenti, le sue organizzazioni, sia la città terrena e perciò la città diabolica, e che la Chiesa sia necessariamente la città di Dio un'identificazione così stretta. No, anzi, ripeto, l'intreccio di queste due città qui nel mondo, nella vita, finché non finirà il mondo, è inestricabile. Sarà Dio, nel momento del giudizio finale, come è scritto nella Bibbia, a dividere il bene dal male, eh, le pecore e i buoni dai cattivi. Cioè, questa è una cosa che solo Dio farà, noi non lo possiamo sapere. E questa è una cosa estremamente importante, no? è un intreccio davvero inestricabile. È un intrinciccicabile che le fa vivere. E da questo punto di vista Agostino ci va giù pesante con Roma. Eh sì, ci va pesante. Siccome l'accusa era stata che erano stati i cristiani a indebolire l'impero romano, Agostino risponde per le rime e dice, beh, se proprio vogliamo vedere, diciamo la verità, Roma è diventata la Babilonia dell'Occidente. Alla sua origine c'è un fratricidio, eh? quello di Romolo, che riproduce il fratricidio di Caino, dal quale è nata la città terrena. Caino ha ucciso Abele, Romolo ha ucciso Remo e c'è un fratricidio all'inizio di questa storia. Questo significa che siamo nella città del demonio, nella città diabolica. Le virtù stesse dei cittadini di Roma sono virtù apparenti, ma in realtà sono vizi, perché le virtù senza Cristo non sono possibili. Qui Agostino è, si direbbe oggi, molto integralista: o con Cristo o nel peccato. E allora Roma, che si sente tanto bella e tanto brava e che dà la colpa ai cristiani della sua decadenza, in realtà è decaduta perché non ha accettato, secondo Sant'Agostino, la parola di Dio, la parola di Cristo. Di conseguenza, contro l'idea secondo cui le sventure di Roma fossero l'abbandono del culto degli dei tradizionali, Agostino risponde ritorcendo l'accusa, o siamo mostrando come i mali fisici e morali hanno funestato Roma, anche quando il paganesimo era in fiore e il cristianesimo non esisteva ancora. Per quanto concerne la costruzione dell'impero, essa non deriva dal volere delle false divinità, ma da disegni superiori della provvidenza. Cioè, Agostino vuol dimostrare che non è il cristianesimo, non sono i cristiani ad aver indebolito Roma. Roma si è indebolita per i suoi vizi, per i suoi errori. È una città, è un potere che si sono indeboliti e corrotti perché non hanno seguito Cristo. Nel contesto di questo giudizio sulla storia del mondo, Agostino eh, riserva una riflessione molto importante alla filosofia pagana. Era un. Un problema serio per i cristiani. Come rapportarsi a quella grande filosofia che era fiorita in Grecia, che aveva avuto nei, nei Platone, nei Socrate, nei Platone e negli Aristotele, dei grandi protagonisti? Beh, qui Agostino è, è molto, molto attento e dà un giudizio estremamente eh, misurato. Per esempio, Agostino per Platone ha un debole. Platone lo chiama il più meritatamente famoso dei discepoli di Socrate, perché Platone ha riconosciuto la spiritualità e l'unità di Dio. Però certo Agostino, anche di Platone, non può che dire la solita cosa, ma non è cristiano. Cioè, è andato vicino, ha intravisto, si è accostato al mistero, ha detto cose molto belle, ma alla fine non, non è stato cristiano. E così eh, voglio dire, i neoplatonici. Noi sappiamo, l'abbiamo detto, che Agostino deve molto ai neoplatonici, in particolare a Plotino, e di Plotino Agostino aveva letto, no? eccetera, però. Anche loro non sono stati in grado di arrivare alla vera e autentica all'autentica all verità. Questi filosofi hanno indubbiamente intravisto, seppur oscuramente, il termine dell'uomo, la sua patria celeste, ma non hanno potuto avvitarne la via, che è quella segnata solo dal Vangelo, ovvero l'incarnazione del Verbo, cioè Platone. Certo, Platone ha capito che l'uomo è, è, è destinato all'aldilà, viene dal cielo e al cielo deve tornare, è così Plotino. Plotino l'ha detto chiaro, l'uomo viene da, da, dalla trascendenza e deve tornare alla trascendenza, ma, dice Agostino, questi grandi filosofi non hanno saputo indicare la vera strada del ritorno e la strada si chiama Gesù Cristo. Agostino è un convertito, Agostino è un radicale in questo senso, è un cristianesimo eh, diciamo, molto duro per certi aspetti, molto forte, pieno di carità, pieno, ma anche pieno di, eh, come dire, di eh, sicurezza. Di, di essere nel vero, nel giusto, insomma. Agostino aveva patito molto durante la sua vita per arrivare a sta verità una volta raggiunta la verità non intende mercanteggiarla quando anche eh, questa verità sia una verità scomoda perché anche l'attacco a Roma l'attacco alla Roma imperiale eh, non, è tanto, non è tanto comodo e, e, e non è tanto, tanto allegro l'attacco dicendo caro impero tu dai la colpa ai cristiani ma in realtà sei tu corrotto ti sei, ti sei corroso dall'interno in nome dei tuoi vizi ecco questo è Agostino c'è cioè un personaggio che non fa sconti, perché convertitosi al cristianesimo, lui dopo non fa sconti. Il cristianesimo è la verità e bisogna viverlo e crederlo integralmente. In my... Alcuni brani tratti da opere di Agostino ci aiuteranno a far luce di nuovo su questa dimensione dell'agostinismo, dell'agostinismo anche politico, se volete, e anche di questa grande teologia della storia. Scrive Sant'Agostino, in una riflessione sul libro della Genesi, due amori, ed è il tema che poi abbiamo trovato e trova chi legge il Decimitati dei, due amori dei quali uno puro e l'altro immondo, uno sociale e l'altro privato, uno sollecito di servire all'utilità comune in vista della città superna, cioè della città superiore che sta sopra, e l'altro pronto a subordinare anche il bene comune al proprio potere in vista di un'arrogante dominazione uno suddito e l'altro rivale a dio uno tranquillo e l'altro turbolento uno pacifico l'altro sedizioso uno che preferisce la verità alle lodi degli erranti e l'altro avido di lodi in qualsiasi modo l'uno amichevole e l'altro invidioso uno che vuole al prossimo ciò che vuole per se stesso e l'altro che vuole sottomettere il prossimo a se stesso, uno che governa il prossimo per l'utilità del prossimo e l'altro che governa per la sua utilità, hanno fondato e distinto le due città. Ecco, avete sentito questa continua contrapposizione. Quali sono le due città? Le due città derivano da due amori. Eh? Da due amori. Uno puro, l'altro immondo. Uno che vuole il bene degli altri, uno che cerca il bene proprio. Uno che si piega a Dio, uno che non vuole sapere niente di Dio, uno che pratica l'amicizia, l'altro che invece pratica l'invidia. Ecco, c'è questo dualismo forte, forte. E riguardo a quella inestricabile, intreccio di bene e di male che è nella storia e che nessuno sa con precisione dove, come distinguere, eh? Agostino scrive proprio nella città di Dio, ho distribuito il genere umano in due categorie. Una di quelli che vivono secondo l'uomo, l'altra di quelli che vivono secondo Dio. Anche in senso analogico le chiamo due città, cioè due società umane, di cui una è destinata a regnare eternamente con Dio, l'altra a subire un eterno tormento con il diavolo. E ancora, nel proemio del Decivitate dei, ho inteso difendere la gloriosissima città di Dio, sia mentre essa in questo fluire dei tempi, vivendo di fede, è esule fra gli infedeli. Sia nella quiete della patria celeste che ora attende nella perseveranza e che poi conseguirà mediante la supremazia con la vittoria ultima e la pace finale. Agostino non ha dubbi, sarà la città di Dio a vincere, trionferà il bene, ma per ora la battaglia è dura tra bene e male, tra vero e falso, tra amore di sé e amore di Dio, tra egoismo e carità. E queste sono le categorie politiche che Agostino mette in campo. Agostino non fa un discorso strettamente, diciamo. Di politica contingente, fa un discorso di filosofia e di teologia politica e dice: guardate, alla fine la questione della politica la questione della politica è la questione della scelta: con Dio e perciò con il bene o col diavolo e perciò con il male. Il bene è la bontà, eh, la, la, la pace, la passione per gli altri, la carità. Il male è l'egoismo, la prevaricazione, la violenza. Ecco, questa è l'intuizione agostiniana che è un'intuizione Tipicamente, tipicamente cristiana. È uno dei grandi contributi che Agostino ha dato alla storia della, della filosofia. Il Decivitati Dei resta il primo grande capolavoro e forse uno dei più rimane il primo, è certamente, ma uno dei più grandi anche capolavori di filosofia della storia di tutti i tempi: non si può concludere un discorso su Sant'Agostino, vescovo di Ippona, filosofo dell'amore, teologo dell'amore. Pastore, mistico, polemista, oratore, amante del suo popolo, fiero avversario ma anche disponibile al dialogo. Insomma, non si può concludere senza cercare, come dire, di eh, sintetizzare il grande contributo che ha dato Agostino. Sarebbe veramente in infinito il numero degli autori che potremmo citare che hanno risentito del dell'influsso di Agostino. Basti dire, non so. Pascal, Kierkegaard, eh, si pensa a San Bonaventura, ma anche nel nostro tempo: lo spiritualismo di Bergson, eh, alcune forme di esistenzialismo, temi che troviamo in Mounier, in Heidegger, cioè nomi che magari dicono poco a chi non è addetto ai lavori, ma comunque per dimostrare che Agostino è strapresente nella, nella filosofia, nella cultura, nella cultura anche dei nostri giorni. Ecco. Veramente furono tanti, quasi infiniti i, i campi, quasi tutti i campi del, dello sapere sono stati toccati da Agostino. Qui preme ricordarne alcuni e li ricordiamo diciamo, come binomi, come coppie di concetti. Per esempio ragione e fede. La soluzione agostiniana di questo grande problema poggia sull'esaltazione no? di, di due primati. No? Cioè, ovvero quello primato della ragione e primato della fede. cioè Tutte e due servono, no? No, non si può fare. Non si può fare senza l'uno, senza l'altro. Tra l'estremo del fideismo, che è la fede cieca, che non vuol ragionare o che comunque si getta esclusivamente nelle braccia di Dio senza una riflessione, e il razionalismo, che invece vuol sottomettere tutto al giudizio dell'intelletto e della ragione, Agostino sceglie no, eh, di eh, prendere il meglio dell'uno e dell'altro. Gli apporti della ragione e della fede. La ragione, eh, per forza... Guida l'uomo, è, è la grande lampada sulla, sulla strada dell'uomo. E poi la fede, però, no? E poi la fede. Ecco, non si devono separare. Agostino ha detto: Credo per capire e capisco per credere. È stato il primo, non, non il primo, già questo tema. Agostino, sappiamo, nasce nel 354, la cultura cristiana era già andata avanti. Agostino è un po' il coronamento di quella fase, di quei primi secoli del cristianesimo. Però è lui che per primo dà questa sistemazione chiara al problema. Né Solo fede, né solo ragione, ma un connubio fecondo e utile, un'opportuna eh, sinergia, si direbbe, con parola un po difficile che oggi si usa molto tra ragione e fede. Questo è molto molto importante. No? Le ha tenute sempre insieme, le ha tenute sempre insieme Agostino, ha cercato di convincere con la ragione, ha cercato di, di, di discutere con gli uomini anche attraverso gli strumenti intellettuali, però sempre ha ribadito che poi è la fede il punto di arrivo. E l'altro binomio è Dio e l'uomo, altro binomio, non l'ha mai separato e lui ha ricondotto tutta la conoscenza a questo straordinario binomio. Se ha detto cose stupende su Dio, altrettanto stupende le ha dette sull'uomo. Agostino ha pensato a Dio in ordine all'uomo come l'eterno all'interno dell'uomo internum eternum, e secondo la forma triadica che l'uomo possiede, Dio è la causa dell'essere, la luce del conoscere, la fonte dell'amore. Dio è l'uomo. Eh? Dio è l'uomo, Dio è l'anima, l'interiorità di Dio, Dio è dentro l'uomo, no? interiore homine habitat veritas il che non è una forma di immanentismo, da qui il discorso, ma non è questo che ci interessa. Eh? Ha pensato all'uomo in ordine a Dio, l'uomo, immagine di Dio, è capace di Dio, cioè lo può abbracciare Dio ed è bisognoso di Dio, ed è bisognoso di Dio. E Agostino dimostra in tante sue opere che solo in Dio Trovano soluzioni ai problemi dell'uomo. L'aveva sperimentato lui, questo è il punto. Lui che aveva vagato, che aveva un po' cercato nella nebbia, nelle difficoltà, su terreni molto scoscesi, molto difficili, molto scivolosi. Poi alla fine aveva trovato. Ah sì, Dio. Dio che ha. Un volto ben preciso, attenti bene, che è il volto di Gesù Cristo. Agostino non è soltanto un uomo che crede in Dio, crede nel Dio di Gesù Cristo con grande convinzione. L'altro binomio un altro binomio a cui dobbiamo fare attenzione per capire Agostino è quello di libertà e grazia. L'avevamo accennato al momento in cui abbiamo parlato della lotta di Agostino contro Pelagio. Se non ci fosse la grazia di Dio, dice Agostino, l'uomo non potrebbe salvarsi e Pelagio, che crede che l'uomo ce la possa fare con le sue sole forze, commette un errore gravissimo. Ma se tutto è nelle mani di Dio e della grazia divina, dove va a finire la libertà dell'uomo? Ecco, è un dramma, è un problema, è un enorme punto di, di difficile per tutti i, i, i filosofi cristiani, ma diciamo per tutta la filosofia. Come mettere insieme libertà e grazia? Eh? Come mettere insieme libertà e grazia? È una questione molto problematica, ecco. Agostino riesce a metterle insieme, ovviamente a suo modo, dando un grande contributo. L'autentica libertà è rispondere alla chiamata di Dio. Agostino distingue una libertà minor, cioè una libertà, una libertà più piccola, da una libertà smayer, cioè una libertà più grande. La libertà piccola è il libero arbitrio, cioè è fare quello che si vuole da un certo punto di vista, ma la libertà grande, quella vera, è fare quello che vuole Dio. Questa è una visione tipicamente cristiana, cioè tipicamente da credente. Chiaro che chi crede ritiene che seguendo Dio è profondamente libero, cioè non è schiavo. Se no uno, anzi, Agostino ha sempre detto, io sono stato schiavo quando non credevo in Dio, io sono stato schiavo quando eh, frequentavo cattive compagnie, quando ero amorale, quando rubavo magari le pere da ragazzo o giacevo con la donna fuori dal matrimonio. Lì non ero libero, lì facevo del male e non era la vera libertà. Io sono diventato più libero quando ho detto sì a Dio, ho detto sì a Gesù Cristo. Perciò, quando arriva la grazia divina, la grazia non mi toglie la libertà, ma anzi me ne, me ne dà di più, mi rinforza, perché seguire Dio è la vera libertà e non è invece eh, la vera libertà non è fare quello che passa per la testa, anzi se l'uomo fa quello che gli passa per la testa molto spesso commette cose non belle e perciò in quel caso non è libero. Certo, è un'ottica eh, che una certa cultura probabilmente non eh, fatica ad accettare, ma che è perfettamente coerente in una figura come Agostino. La vera libertà è seguire Dio e perciò la grazia di Dio che ci aiuta a seguire i comandamenti di Dio è, è una grazia che libera e non, è una grazia, e non è una grazia che ci toglie la libertà. E l'altro binomio, ancora un quarto binomio, Cristo e Chiesa. Cristo e Chiesa. Agostino amò appassionatamente Cristo, ne difese l'azione, la, la personalità e vide in Cristo la risposta a tutti i bisogni dell'uomo. Lo vede come centro della fede, lo vede come fondamento, lo vede come riassunto, è il centro della pietà, perché Cristo prega per noi come... Cioè, fu un innamorato di Cristo e convinto, proprio sulla sua pelle, convinto che solo in Cristo si potesse trovare la risposta ai problemi dell'uomo. Il dramma cosmico a cui è, in cui l'uomo è immerso si svolge in mezzo a tanti problemi, no? Il problema delle origini, il problema del male, il problema della lotta fra bene e male, il problema della vittoria, la sorte eterna. Ecco, una sola risposta, Gesù Cristo, credere in Lui. In ciascuno di questi problemi, di questi momenti, Cristo è presente ed è operante, presente con la sua luce, operante con la sua grazia. Per Agostino, veramente fuori di Cristo, c'è il buio. Lo aveva sperimentato. Io insisto ancora su questo intreccio tra la vita di Agostino e la sua fede. Perché la fede di Agostino non è stata per niente una fede, ripeto, teorica? È stata la fede di un uomo che ha cercato, che costantemente si è impegnato, che ha vissuto nell'insoddisfazione fino a che non gli si è accesa questa grande luce. Accesasi questa luce, lui poi ha detto: Ho trovato, e dunque io ripropongo agli altri quello che ho trovato io. Per me, Cristo è stata la soluzione, io ve la propongo come soluzione. Poi fate voi, da un certo punto di vista, no? si potrebbe dire. E la Chiesa, accanto a Cristo, la Chiesa, la Chiesa di Cristo. Agostino fu monaco, agostino fu prete, agostino fu vescovo. Agostino ebbe anche dei compiti perciò. Ma non, li fe... ma, ma non aderì alla Chiesa solo perché era il suo dovere. Aderì alla Chiesa perché la pensò come madre, come sorella, la pensò come il luogo della salvezza. Scrisse, predicò, vegliò notti insonni per la Chiesa. E quando parlò della Chiesa, o quando parlò della Chiesa, raggiunse un lirismo che non potrebbe essere maggiore. Ci sono delle, dei, dei brani veramente poetici in cui Agostino dice quanto, è, eh, quanto ami la Chiesa, quanto, ne sia, eh, quanto sia riconoscente la Chiesa, quanto abbia trovato nella Chiesa quell'approdo che aveva cercato per tutta la vita. Parlò della Chiesa come comunione dei sacramenti e comunione dei santi, ma soprattutto parlò della Chiesa come madre e maestra. Questo è l'aspetto che egli... Eh, ha sperimentato nella sua vita e l'ha inculcato ai suoi fedeli con insistenza. Madre e maestra, volete trovare un po' di tranquillità? Approdate al porto sicuro della Chiesa. Volete trovare un insegnamento certo? Ascoltate la Chiesa. Agostino è proprio uomo di Chiesa. A tutto tondo lo è, ripeto, perché ha avuto anche delle responsabilità dirette, vescovo, prete, monaco, ma lo è perché anche qui ha vissuto e ha riproposto la sua esperienza. Io, finché sono stato fuori, sbattevo il capo da tutte le parti, e non sapevo come fare. Poi ho trovato Cristo, sono entrato nella sua chiesa e ho trovato la pace, ho trovato la tranquillità. Problematiche, ho trovato una pace e una tranquillità attive, non è che uno si mette lì, è, è, è quella santità che è serenità e impegno, che è riposo e attività continua. Questo Agostino, vedete, sembra che io, a parte che io sono in questo senso, non ho nessuna autorità per farlo, ma che io faccia un panegirico così, ma vorrei veramente dire a tutti con grande serenità che siamo di fronte, da un punto di vista culturale, a uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi e da un punto di vista anche es squisitamente religioso ha uno dei più grandi santi di tutti i tempi cioè, per cui usando i superlativi con lui non si sbaglia cioè non si va di fuori dice, eh, ma chi è questo Santo agostino ha fatto tutto bene se a 16 secoli di distanza ancora oggi il suo influsso è così presente i suoi scritti sono così studiati la sua testimonianza è così ammirata non è un caso insomma siamo di fronte a uno di quei giganti della storia del pensiero per un verso perciò della storia della cultura. E anche della storia della Chiesa, per il quale si possono sprecare tutti i superlativi senza, senza paura di sbagliare. Ecco, senza paura di sbagliare, per cui si può anche enfatizzare. Cioè, se si dice che Agostino è stato uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi, si dice una verità che è accettata da tutti. Se da un punto di vista religioso si dice che Agostino è stato uno dei più grandi santi di tutti i tempi, nessuno si può scandalizzare perché non si va a pescare una figura. È veramente una figura di primo piano. Sicché, no, questo lo dico perché a volte. Quando si parla di questi grandi personaggi si è portati a usare aggettivi al massimo grado, a insistere su tutte le virtù, le cose. Eh, ma è così, diciamo la verità, sono quegli uomini e quelle personalità che hanno. Eh, poi è chiaro che da un punto di vista anche culturale si può discutere tutto quello che si vuole, però non si va, non si va fuori dal seminato se si dice tutto questo di Agostino. Agostino è stato un big, eh, uno, dei grandi, dei grandissimi, eh, uno dei grandissimi. Ecco qua allora Agostino difensore della Chiesa, no? Agostino che si sente veramente dentro la Chiesa e chiama la Chiesa perché la Chiesa gli consegna Cristo, cioè la Chiesa gli consegna eh, quello che lui sente come il punto di arrivo. E perciò quando noi diciamo, l'ho già citato in una delle puntate precedenti, ho detto si ricorda Agostino di Ippona, lo si ricorda cioè, con, legato al nome della sua diocesi. Eh sì, perché forse eh, in pochi altri casi abbiamo, abbiamo un personaggio che è eh, cristiano, che addirittura... Ha legato così tanto la propria vita a un ambiente ecclesiastico, in quel caso la diocesi di Ippona. Che, perciò, eh, ecco perché diciamo Agostino di Ippona piuttosto che Agostino Datagaste, talmente legato perché per lui servire la Chiesa, essere il vescovo di Ippona è stato un sigillo decisivo per tutta la sua vita. Ancora un binomio per capire Agostino: binomio verità e amore. Il Santo Padre Benedetto XVI ha scritto l'enciclica Deus Caritas Est Agostino aveva ampiamente sottolineato questa verità, Dio è amore e perciò la verità è amore. Perché Agostino, filosofo e teologo dell'amore? Perché Agostino ha capito cristianamente che Dio è amore e che se Dio è verità, la verità è amore. E perciò amore e verità sono la medesima cosa. E questa è una grande scoperta, perché la verità cristiana, secondo Agostino e poi sulla sua scia, ma prima anche, ma poi sulla sua scia, cioè la verità cristiana non ha... Non ha niente del, del dato puramente erudito, accademico, filosofico, o perlomeno non ha soltanto quegli elementi lì. Ma ha un dato di calore umano, di calore eh, profondo. Perché se la verità è amore, è chiaro che la verità non è più un dato puramente tecnico o conoscitivo o razionale. È qualcosa che sgorga profondamente dall'amore dal, dall di Dio. La verità è amore. Amore e verità, altro binomio che spiegano eh, Sant'Agostino. E proprio. Anche sull'amore, ha inteso spiegare la storia attraverso l'amore. Ricordate quando ci siamo detti col Deci Vitate Dei, amore di Dio, genera la città celeste, l'amore di sé, l'amore egoistico, genera la città del diavolo, la città della violenza, della cattiveria. Questo è Agostino. E ci sono dei brani, ce ne sono tantissimi, che testimoniano questo. Per esempio, proprio nella città di Dio, l'amore della verità, dice Agostino, nel Deci Dei, cerca la quiete della contemplazione. E il dovere dell'amore dell accetta l'attività dell'apostolato. Se questo peso nessuno ce lo impone, dobbiamo attendere alla ricerca e all'acquisto della verità. Ma se ci viene imposto, dobbiamo accettarlo per dovere della carità. Ma neppure in questo caso dobbiamo abbandonare il diletto della verità, perché non avvenga che sottrattaci questa dolcezza ci opprima quel dovere. Cioè, il dovere sì, ma il cristianesimo è atto d'amore, è presenza d'amore, è amore della verità. No? Questo è il punto cruciale. Cioè, Agostino ha insistito tanto su questa dimensione del cristianesimo come religione dell'amore. È di grande, di grande rilievo questo, questo elemento, non è, una novità, cioè non è una novità. Sappiamo che è la verità perché è scritto nella, nella Sacra Scrittura, no? eh, eh, Dio è amore, eh, chi, no? eh, quando chiedono a Gesù il sunto di tutto l'insegnamento qual è ama ah, Dio, ama ah, il prossimo dell'amore, è al centro del cristianesimo, non ci sono alcune cose. Però Agostino l'ha detto con grande forza, l'ha detto con, un, con una incisività particolare. E, ed infine, no, eccolo Agostino, che ci dice che solo Dio può rendere beato l'uomo, la beatitudine, che può rendere beata l'anima stessa, non si realizza se non mediante la partecipazione a quella vita sempre viva, a quella sostanza immutabile e eterna che è Dio. Solo Dio, siamo in un'opera che si intitola Commento al Vangelo di San Giovanni. Abbiamo citato altre volte, soltanto in Dio l'uomo può trovare questa pace. Questa è la religione cristiana, che consiste nel rendere onore a un solo Dio. Non c'è che un solo Dio che può rendere beata l'anima. Essa diventa beata partecipando alla vita di Dio. Non diventa beata l'anima debole partecipando alla vita di un'anima santa, ma partecipando alla vita di Dio. Tu non troverai la beatitudine nell'angelo, ma dove la trova l'angelo? Lì la troverai anche tu. Ecco, cioè Dio è la risposta di tutto, no? Dio è la risposta di tutto e qui si può concludere la carrellata proprio agostiniana ripetendo la, la celebre espressione, quando Agostino si rivolge a Dio e dice tu ci hai fatti per te ed inquieto è il nostro cuore fino a che non riposa in te e il riposo del cuore in Dio è il riposo dell'amore, Agostino è il teologo e il filosofo dell'amore.